Vogliamo dare una notizia ai nostri cittadini in anteprima? Possiamo essere ottimisti nei brevi tempi perché ci teniamo? Ma io credo che dobbiamo essere in primo luogo realisti, avere e crearci tutte le condizioni per poter procedere. Quanto è avvenuto a livello di decapitazione vertici INAIL per le famose vicende delle tangenti cosa che ha il suo peso. Io credo che dovremmo entro il mese di ottobre avere tutte le risposte, quantomeno per avere le certezze di proseguire vorrei lanciare questo messaggio di speranza che è emerso, almeno secondo me, anche dall'incontro che abbiamo avuto insieme con Rolando e gli altri sindaci, l'onorevole Giulietti, mercoledì scorso dal commissario straordinario dell'INAIL, quello che questa realtà, che ha fatto una scelta anticipatrice nel settore del unire le forze per puntare anche a risparmi, e si badi a quello che sta avvenendo in Puglia, dove regioni tra l'altro dello stesso stanno avendo una vera e propria rivolta, questa realtà che ha avuto questa lungimiranza non può non avere la risposta necessaria dal punto di vista dei finanziamenti. Dopo, per quanto mi riguarda, mi interessa relativamente chi materialmente può realizzare un'opera. L'importante è che l'opera ci sia nei tempi più rapidi. Comunque auguri per il suo lavoro sia a Gubbio ma anche per tutta la politica del comprensorio. La ringraziamo naturalmente per essere stato qui con noi. Adesso il nostro sindaco, il sindaco di Gualdo Tadino, Rolando Pinacoli. Innanzitutto subito un'impressione su questa 24esima edizione dei Giochi delle Porte. Come ha vissuto finora il clima dei giochi e cosa ne pensa dell'organizzazione in generale? Il clima è bagnato, la prima sensazione. Così, l'altra sensazione è quella che comunque avere qui il sindaco di Perugia, il sindaco di Gubbio, il sindaco di Odene, il sindaco di West Piston, danno così una sensazione che Gualdo sia un po' il centro, insomma, di un'attenzione, di un interesse che ci inorgoglisce, insomma, grazie ai Giochi delle Porte, grazie a questo fenomeno straordinario, a questa festa, oggi Gualdo si pone come appunto centro di attenzione per dimostrare le sue qualità, le sue risorse, le sue potenzialità, non soltanto dal punto di vista produttivo ma anche dal punto di vista folcloristico, turistico, e questo è sicuramente, come dire, un primo grosso risultato conseguito. I gualdesi sono gente tenace, l'acqua, il maltempo, una cosa imprevista purtroppo, però credo che comunque nonostante tutto le cose stiano andando per il modo giusto, c'è l'attenzione giusta, nelle porte noto che c'è voglia di fare i giochi fino in fondo e sono convinto che alla fine, come sempre, vincerà Gualdo e vinceranno i Giochi delle Porte. Sindaco, lei ha citato l'acqua, è inevitabile che io faccia una domanda per entrare nei discorsi politici dell'acqua, della situazione idrica. È inevitabile a questo punto la domanda, se l'è un po' tirata tra l'altro, però bisogna parlare di questo problema che c'è stato negli ultimi mesi. Sì, no, in effetti la cosa è seria e la preoccupazione è reale, insomma. Però, considerato il clima, considerato che stiamo vivendo i Giochi delle Porte, una battuta da quando c'è stata quella giusta protesta non ha fatto altro che piovere. Vuol dire che la prossima volta, se andiamo in crisi idrica, faremo un'altra, anzi la stimoleremo noi un'altra protesta, di modo che poi questa possa anche diventare una specie di manifestazione propiziatoria per l'acqua che è mancata durante l'inverno. Oggi ce n'è in abbondanza, ho detto e ripeto, purtroppo abbiamo fatto degli errori e questo va detto con sincerità, insomma abbiamo un po' peccato di ci siamo fatti trovare impreparati e in qualche modo così anche un po', ma non ho paura di usare aggettivi duri, anche un po' incompetenti, insomma la responsabilità è sempre del sindaco, però l'acqua a Gualdo c'è, siamo il paese dell'acqua, quindi deve ritornare. Io mi sono impegnato, ho fatto una sfida, stiamo lavorando per mettere questa pompa nuova, di modo che insomma nelle prossime stagioni mai più accada un fenomeno e un disagio come quello che hanno provato i quartieri di San Rocco, Biancospino. Ripeto, ho chiesto scusa e continuo a chiederla perché non è possibile che, insomma, che in un bacino come il nostro, in un territorio come il nostro, ricco d'acqua, si verifichino fenomeni di disagio e come quello che purtroppo è stato vissuto.
errori fatti servono appunto a trovare gli espedienti e le soluzioni, le stiamo mettendo in campo. Ho detto, non mi piace la parola promettere perché non fa parte del mio vocabolario, c'è un impegno serrato, tutti i giorni stiamo verificando giorno per giorno quello che si sta facendo appunto per eseguire quei lavori necessari sia in località Rocchetta sia la sorgente di Vaccara affinché appunto questo non si verifichi più. E io ho detto, e ci tengo a ribadirlo, magari non soltanto a quelli che hanno partecipato all'assemblea, ma ai gualdesi che ci ascoltano, che per quanto riguarda così, questo rapporto con la società Rocchetta, con l'acqua minerale, il sottoscritto ha detto e ribadisce anche in questa occasione, siamo disponibili, il comitato che si è giustamente organizzato per verificare e controllare la situazione ci fornisca il nome di due, un geologo, uno costerebbe di meno, ma anche due non ci sono problemi, di loro fiducia, di modo che insomma questi geologi facciano un'analisi approfondita, seria delle capacità, delle potenzialità idriche di questo territorio, e se alla fine di questa nuova analisi dovesse risultare che in effetti non è compatibile un'attività così di imbottigliamento di acqua minerale, il sottoscritto, che non ha alcun interesse con Rocchetta, sia ben chiaro, sarà il primo a dire che o la fabbrica riduce la produzione o addirittura la fabbrica potrebbe migrare anche da qualche altra parte. La ringrazio per questa risposta esaustiva, ma il tema era caldo, dunque meritava una lunga risposta. Un altro tema importantissimo, fondamentale, naturalmente la ricostruzione. A che punto siamo con la ricostruzione post-terremoto? Renato, il sindaco di Perugia, era venuto subito dopo l'emergenza, me lo ricordo, lui si ricorda appunto dove mi ha incontrato, stavo già all'ufficio d'emergenza, alle poste, eravamo messi male, quando era 2 o 3 anni fa, oggettivamente, non dico devastata, non voglio usare così aggettivi enfatici, però Gualdo era messa oggettivamente male, avevamo problemi di ricostruzione seria, avevamo 1300 famiglie senza tetto, 1300 famiglie, 3500 persone non avevano casa, oggi il 90% di queste famiglie ha trovato una casa decente, ma la maggior parte, la stragrande maggioranza è entrata nella propria abitazione. Questo non ha precedenti nella storia della ricostruzione del nostro paese, io guarderei anche oltre i confini del nostro paese. È un fatto straordinario che deve inorgoglire la comunità gualdese. Non si parla più di terremoto, a Gualdo si parla giustamente di acqua, ma guardate, non si parla più appunto di terremoto, ma perché abbiamo lavorato bene e non si può proprio dimenticare che avevamo un problema in questi anni, in questi mesi, di ridare una casa, che è una cosa importante quanto l'acqua, ai nostri concittadini. L'abbiamo data a tutti, quel 10% che ancora non ha una sistemazione, che è sicuramente una preoccupazione, perché noi faremo festa il giorno che abbiamo messo tutti dentro la propria casa, però credo che sia oggettivamente un risultato straordinario. Gualdo è il primo comune terremotato in Umbria che ha questo risultato, insomma, di 1300 famiglie il 90% è tornato a casa, insomma dovremmo essere veramente orgogliosi, poi gli altri problemi ovviamente vanno affrontati e risolti. E come dicevamo nell'introduzione, oggi c'è anche la presenza del sindaco di West Piston, Bill Gosworthy, ma che non è qui in questo momento, comunque avremo modo di parlare anche di questo tipo di rapporto, e anche del vice sindaco di Odelletish, Christian Felici, lo chiamo all'italiana, Felici. E diamo la parola a Gianni Paoletti per introdurre il discorso del gemellaggio e anche La presenza del sindaco di Gubbio è significativa, insomma Gualdo e Gubbio hanno avuto incomprensioni, ci siamo divisi su alcune politiche, oggi abbiamo la percezione, abbiamo avuto la dimostrazione che Gualdo e Gubbio devono marciare insieme, insomma dobbiamo risolvere problemi secolari, i collegamenti, la viabilità, però questa volontà con Orfeo, credo che l'ha detto anche lui, io la confermo, c'è per affrontare questi problemi dall'ospedale unico in giù. Io credo che Gualdo e Gubbio insieme hanno non solo strada da fare insieme, ma hanno grandi, straordinari obiettivi da perseguire, e credo che questa sua presenza sia oggi significativa, lo ringrazio. È un grosso segnale, lo ringraziamo anche noi. Adesso do la parola a Gianni Paoletti per parlare del gemellaggio anche del Museo dell'Immigrazione. Dunque brevemente, perché stanno per iniziare i giochi sulla piazza, intanto ricordiamo che è presente, oltre al vice sindaco Christian Felici all'italiana, anche l'assessore alla cultura Luisio Ampiovanò, che è un veterano del gemellaggio che ormai è in piedi da 20 anni. E io rivolgo una domanda al
al vice sindaco di Oden. Questo legame con Gualdoadino si è accentuato da un anno, in particolare per il Museo dell'Emigrazione. Che cosa si pensa Oden di questa iniziativa e che cosa state facendo a Oden per questa iniziativa? Già devo dire che 2 anni fa abbiamo visto arrivare il signore sindaco Rolando, è venuto a spiegarci un po' l'idea, l'iniziativa del Museo dell'Emigrazione, è venuto a chiedere un po' aiuto per oggetti o tutto e abbiamo deciso di essere con voi. Abbiamo provato di cercare tutto quello che possiamo, oggetti come i carrelli che sono laggiù, testimoni, fotografie. E abbiamo fatto, anche se non basta nel mio senso, non basta ancora, ma abbiamo fatto tutto quello che possiamo. Abbiamo chiamato un po' la gente di aiutare la popolazione e abbiamo chiesto dunque una partecipazione che è stata abbastanza onorevole, diremmo. E poi questa idea ci è piaciuta subito, perché? Perché scrivere un po' la memoria degli emigrati, dare testimoni è molto importante, perché devo dire oggi il posto che hanno occupato nella città nostra gli emigrati umbri è molto importante nel punto di vista sociale, economico e anche politico. Dunque questo è un ruolo che abbiamo voluto tenere con cuore. E scrivere la memoria non basta solo per gli italiani, ci vuole fare questo anche per noi, e per questo l'iniziativa che avete preso ha rinunciato un'idea nostra, un progetto di cui si occupa Lucian Piovano, e di costruire qualcosa che si può chiamare centro della memoria sul sito della miniera di Oden Letish. Stiamo cercando di comprare questo sito. Non è facile, ma ci proviamo. Molte grazie al vice sindaco di Oden Letish, grazie anche al resto degli ospiti. Credo che sia il momento di dare la linea ai giochi. Sì, entriamo nella cronaca dei giochi delle porte. Abbiamo visto l'ingresso in piazza dei mini cortei che sono sfilati in forma estremamente ridotta a causa della pioggia caduta fino a poc'anzi. Ora sembra che ci sia una tregua, speriamo che regga perlomeno per tutta la durata dei giochi. Comunque la piazza è ugualmente gremita e questo ovviamente non può che farci piacere, a testimonianza appunto dell'attaccamento dei gualdesi ai giochi delle porte e anche per il piacere dei turisti che possono così ammirare i giochi senza dover aprire l'ombrello, e questo è già un vantaggio. Ci auguriamo che il tempo regga perlomeno per la durata dei giochi. Ora tra breve ci sarà la benedizione dei giocolieri. I carretti sono già stati portati in piazza, erano stati tenuti in questa mattinata dopo la pesa all'interno dell'atrio comunale per evitare la pioggia caduta per tutto il corso della mattinata. Ora sono rientrati in Piazza Grande e a questo punto ci sarà, come detto, la benedizione dei giocolieri da parte di Monsignor Giancarlo Anderlini. Naturalmente siamo in anticipo sui tempi previsti per le cause che abbiamo appena detto, quelle meteorologiche, infatti sono le 15 e inizieranno fra poco i giochi. Intanto vediamo Monsignor Giancarlo Anderlini e il suono delle chiarine. Signor Giancarlo Anderlini e il palio di Luca Dall'Olio, che andrà alla porta più brava, più fortunata, insomma la porta che sarà stata più forte rispetto alle altre. Palio che arriva ora qui sul palco insieme naturalmente ai balestrieri che scortano questo palio. Tra non molto inizieremo la festa vera e propria, però
prima, come sempre, come vuole il cerimoniale. Un attimo di raccoglimento, oggi lo ricordo è anche la festa del compatrono della città di Gualdo-Tadino, la festa di San Michele Arcangelo. E quindi questa ultima parte del pomeriggio forse anche la sua veglia è importante, perché possa guardare dall'alto su questa festa e darci una benedizione importante. Siamo nel momento della benedizione, preghiamo tutti i giocolieri di farsi sotto al palco, raccomandiamo un attimo di raccoglimento prima dell'inizio della festa vera e propria. Vi preghiamo un attimo di raccoglimento, grazie. Vi preghiamo un attimo di raccoglimento, grazie. Nostro aiuto nel nome del Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Preghiamo, Dio Padre onnipotente e misericordioso, ti preghiamo umilmente per intercessione di San Michele Arcangelo, patrono del nostro comune, e per intercessione dei Santi Benedetto, Donato, Facondino e Martino, di voler benedire tutti i partecipanti ai Giochi delle Porte e quanto occorre per la loro realizzazione, e concedi di ottenere per mezzo dell'invocazione del tuo nome Santissimo la salute del corpo, la protezione dell'anima e la gioia di contribuire attraverso il gioco all'edificazione del tuo popolo, nella muta concordia e nella carità, rendendo sempre grazie a te, datore di ogni bene, che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Buon divertimento, anche con l'acqua. Vediamo la prima gara, che sarà la gara con il carretto, molto spettacolare. Sono aperti i Giochi delle Porte! Allora cominciamo questa grande festa a Gualdo-Tadino, sembra che anche lassù dall'alto il nostro patrono San Michele Arcangelo ci dia una mano, ha smesso di piovere, tra non molto vedremo la prima gara, la corsa con il carretto. Abbiamo già un ordine di partenza stabilito da questa mattina, inizierà San Martino, San Facondino, San Benedetto e San Donato, questo è l'ordine. Preghiamo naturalmente tutti i giudici di farsi sotto, di andare lungo il percorso, sono 16 i giudici che veglieranno naturalmente sulla regolarità della gara e quindi vengono dislocati lungo tutto il percorso. Il percorso è naturalmente lo stesso che da anni vede segnato i Giochi delle Porte, ovvero dalla Piazza Grande per via Roberto Calai, via Bersaglieri, Corso Italia e poi all'arrivo proprio in Piazza Grande o Piazza Martiri della Libertà. Raccomando a tutti, abbiamo soprattutto visto coloro che volti visibilmente tesi naturalmente dei giocolieri, ne abbiamo visti sfilare diversi in questo momento nelle nostre inquadrature, intanto il carretto di San Martino che si appresta alla postazione perché sarà il primo a gareggiare. San Martino da sorteggio di stamattina, visibilmente tesi naturalmente perché ora si inizia. Ragazzi, mi sentite? Sì, sono Sofia, Sofia dalla sì, piazza. Sofia. Vai Sofia.
Allora, qui un ragazzo di Porta San Facondino, un tamburino, non so se... Mi sentite? Sì. Forse male, vero? No, ti sentiamo bene, Sofia. Allora, io non vi sento. Comunque, se voi mi sentite, vi faccio fare un intervento, ad un ragazzo di Porta San Facondino. Allora, tante speranze di poter rimontare, almeno quest'anno. Speriamo, anche il bando di ieri sera, insomma, è stata una dura autocritica nei confronti di tutti i portaioli per come, insomma, sono andate le cose negli ultimi 4 anni. Speriamo. Certo, oggi le condizioni del tempo sono ardue e quindi ci vuole anche una bella dose di fortuna in più. Speriamo. Ve lo aspettavate che un priore, insomma, maturo, diciamo, avesse poi scaraventato a terra il leggio? Insomma, ha dato una prova di forza, è stato bello. È stato molto energico, ma penso che il suo stato d'animo corrispondeva a quello di tutti i portaioli di quest'anno, perché ormai, insomma, lo scoramento ha preso un po' tutti e quindi lo spirito di rivalsa è quello che ci prende in questi giorni. Ringraziamo anche il tamburino di Porta San Facondino. Io vi restituisco la linea, spero possiate sentirmi. Ci sentiamo tra un pochino. Sì, riprendiamo la linea da studio e stiamo già vedendo l'imbocco di Via Calai. Ora seguiremo nuovamente il percorso attraverso le nostre telecamere. Ancora il tratto in discesa di Via Calai, piuttosto insidioso questo tratto, e quindi la fase conclusiva della via con la curva dinanzi la Fontanella De Pretis, dove generalmente viene preso il primo parziale di tempo, e quindi ancora successivamente il tratto, il rettilineo in discesa di Via Bersaglieri, anche questo un tratto piuttosto insidioso, soprattutto se è il fondo bagnato come in questo caso. Questa è la parte in discesa che va a concludere la prima metà del percorso, proprio dinanzi a casa Cubiotti, dove viene preso il tempo di metà percorso. E poi inizia la parte più difficoltosa con il tratto in salita, che appunto inizia dinanzi a casa Cubiotti per arrivare sino in Corso Italia, con la curva in salita che è quella delle ex scuole medie che stiamo vedendo in questo momento, e quindi la parte conclusiva della curva che si mette in Corso Piave. E ancora il tratto in salita, qui è dove i somari faticano di più, perché hanno già percorso 3/4 di strada e si avviano alla conclusione verso l'ultimo tratto, che è quello di Corso Italia, tratto pianeggiante, dove è poi situato il traguardo. Piovere, mannaggia. Negli anni passati, intanto i giudici si sono distribuiti. Credo che dovevamo avere un collegamento con la piazza, con Sofia Raggi, ma la sento soltanto in cuffia, non ho il ritorno audio. Mi sentite? Ecco, ora sì. Ok, vi dicevo, ci sono i ragazzi di San Benedetto che stanno salutando a modo loro con i tamburi il loro priore Fausto Paciotti, e insomma qui è tutto pronto, anche se purtroppo sta tirando di nuovo un ventaccio tremendo dalla gola della Rocchetta. Sta piovendo, è ritornato a piovere sottile, sembra quasi che voglia nevicare. Comunque gli animi sono caldi, la cosa che conta di più è quella. Io spero di poter riuscire ad andare di là, alla piazzetta dei ex piazzetta dei Carabinieri, piazzetta San Francesco, per poter parlare con gli atleti. Non so se sarà facile, perché già il nervosismo, perché il tempo non è buono, il nervosismo della festa e tutto. Non vi prometto nulla, speriamo di poterci riuscire. Comunque lo spirito della piazza ve lo farò sentire sicuramente. Ci sentiamo più tardi. Grazie Sofia, sì, sarebbe veramente bello se tu riuscissi andare, se ti fanno entrare in piazza San Francesco, lì dove sono tutti gli atleti come tu li hai giustamente definiti, e anche se riusciamo a fare un'inquadratura ai somari, non lo so se sono lì in piazza San Francesco, stiamo vedendo uno scorcio adesso della piazza. Sono sicuramente lì.
Sì, infatti a questo punto saranno tutti e quattro lì posizionati e non vediamo l'ora di sapere anche i nomi e questi somari chi saranno a gareggiare, perché c'è l'imprevisto pioggia, magari qualche porta all'ultimo momento ha cambiato anche idea. Pensavamo che erano quattro esordienti, dovessero essere quattro esordienti somari, ma chissà, magari hanno cambiato idea, hanno messo un somaro più esperto dato il selciato bagnato. Selciato bagnato, anche l'anno scorso abbiamo avuto selciato bagnato, naturalmente è un imprevisto in più e auguriamo ogni bene sia ai ragazzi. Chiara, sono Sofia, sono dalla piazza. Sì, Sofia. Ho trovato un ragazzo di Pescara. Allora, come hai scoperto i giochi delle porte? Come sei venuta a conoscenza dei giochi delle porte? Un mio amico è Di Gualdo e allora sono già 2 anni e veniamo qua, quindi ci ha detto lui e abbiamo seguito quello che ci raccontava. Vi sono piaciuti? Insomma, da 2 anni ormai siete esperti, questo è il secondo anno, giusto? Sì, sì, è il secondo anno, è bellissimo. Perché porta fate? San Martino. San Martino, ha anche vinto il premio per la migliore sfilata, non so se l'avete saputo. Me l'hanno detto, è vero, è vero. E beh, nonostante la pioggia, insomma, siete in lizza, nonostante tutto, ci siete in pole position. Non molliamo mai. Da Pescara non si molla mai. Grazie tante, buon divertimento a tutti. Vediamo un po' chi c'è qua, una ragazza di San Donato. Allora, come mai secondo te ce l'hanno tutti con San Donato? Perché forse stanno vince. È un interrogativo interessante. Probabile che finca stanno, almeno speriamo. Hai già partecipato, non so, al corteo, sei in cucina? L'anno scorso. E che ruolo facevi? Popolana. Popolana. E pioveva anche l'anno scorso? Sì. Comunque tu non molli, sei qui? Sì, sempre, perennemente. Evviva? San Donato. E anche San Donato è fatta, vediamo un po', cerco di andare avanti, c'è qualcuno. Allora, sentiamo un po' questo signore. Lei di dov'è? Di Rimini. E come ha scoperto questa festa? Sono 5-6 anni che veniamo qua. E l'avete, non so, letto da qualche parte? Avete scoperto, insomma, la nostra festa, non so, in internet, leggendo qualche rivista? Noi avevo un albergo da dei clienti che abitano qua. E venivano in Riviera a mangiare la piadina. Brava, brava. E vi hanno detto che c'erano i giochi. La porta per cui ti fate? Una vale l'altra. Ma vinca il migliore. San Benedetto. Gli hanno suggerito San Benedetto. Nonostante la pioggia siete qua. Nonostante la pioggia siete qui. Un po' bagnati siamo qui però. Beh, voi avete il mare, qui c'è l'acqua dal cielo. Grazie per essere qui, buon divertimento. Oh, dei bambini vogliono parlare. Pronti? Di che porta siete? San Donato. Chi è più forte? San Donato. La voce dell'innocenza. Andiamo un pochino avanti. Vediamo un po', c'è tanta gente anche sulla piazza. Sentiamo questo signore. Di che porta è? Di Gualdo innanzitutto? San Benedetto. Sempre nel cuore? Sempre nel cuore, sempre grande. Anche lei? Ospite, ospite. Di dove? Di Foligno. Beh, allora siete vicini, voi avete avuto da poco la Quintana. Sì. Di che porta siete? Che porta fa? Di Foligno e di Gualdo? Rione Pugilli. Rione Pugilli. A Gualdo non tifiamo, siamo neutrali. Siete neutrali, vi è piaciuto il palio? Non so, avete avuto modo di poterlo vedere, il palio che è stato fatto da Luca Dall'Olio, dell'artista, l'avete visto, vi piace? L'ho visto in televisione, qui non lo vedo. Vi è piaciuto, vi piace? Sì. Beh, naturalmente la vostra festa è completamente differente come epoca. Altri anni, perché quest'anno abbiamo visto poco, finora pioveva. Comunque siete coraggiosi a stare sotto l'acqua. Sì. La taverna che vi è piaciuta di più, non so, avete mangiato in giro qualche taverna? No, non abbiamo mai mangiato nelle taverne, ci è piaciuto molto la sfilata, è molto, forse migliore della sfilata della Quintana di Foligno. Addirittura? Cose. Sì, molto, molto più a dimensione, insomma. Più popolare, diciamo, quella di Foligno è per i più ricchi, diciamo, questi invece è... Stieri, tutto, è molto più bella di quella di Foligno. Beh, è un complimentone, grazie, io vi ringrazio a nome di Gualdo, grazie per essere qui, buon divertimento. Grazie. Sofia, allora da Foligno dicono... Forza San Benedetto! Ecco. Beh, c'era il signore che ci teneva a dirlo. Infatti, che meglio i giochi del porto della Quintana, chissà se riesce no, a beccare qualcuno, guarda, di Assisi o di Gubbio, magari, che dicano qualcosa del genere, ne dubito. Fortunata. Vediamo un po' se sono fortunata, qui c'è qualche ragazzo ma sono tutti di San Benedetto, l'abbiamo fatto tifare adesso, volevo fare per par condicio San Facondino, eh sì, vediamo sì. Un po', qualcuno che mi dice viva San Facondino, forza San Facondino? Sì. Sempre? Sempre. Anche sotto l'acqua? Anche sotto l'acqua. Evviva?
Sofondi. Grande, a posto. Siamo a posto, sì. Ci sentiamo tra un pochino. Grazie Sofia, grazie. Dalla piazza abbiamo sentito la voce dei portaioli e non soltanto, abbiamo beccato diverse persone, allora dalla Romagna, da Pescara, da Foligno, addirittura quel signore Foligno diceva che gli sono talmente piaciuti i giochi delle porte, addirittura più della Quintana. Chiedevo a Sofia se trovasse qualcuno di Assisi o Gubbio che facesse dichiarazioni simili, ma io ne dubito, anche perché vabbè, tutte sono manifestazioni molto belle e hanno le proprie caratteristiche. Questa è una manifestazione caratteristica, come diceva anche il sindaco di Gubbio, questo fervore che si sente tra i portaioli e le gare stesse sono spettacolari anche per chi viene da fuori. Avete sentito che nonostante il freddo, perché è anche freddo, e la pioggia, ci sono anche molte persone da fuori, comunque sono lì imperterriti a voler vedere queste bellissime gare, mentre si stanno preparando sicuramente per la prima gara che è la corsa con il carretto, gara fondamentale tra l'altro oggi più che mai con questo selciato bagnato, un imprevisto in più, naturalmente anche un po' più rischioso, renderà la gara sì spettacolare ma anche un pochettino più rischiosa, raccomandiamo cautela se ci potessero sentire naturalmente a tutti i frenatori, gli aurighe, tutti, cautela naturalmente, anche se ci daranno comunque un bellissimo spettacolo. Eccolo qua, l'abbiamo annunciato anche noi. Sentiamo dall'audio della piazza quale somaro schiererà. Porta San Martino. Pallone sembra sia il somaro di San Martino con Matteo Passeri. Se riusciamo ad avere l'audio della piazza ci sarebbe di grande conforto. Quindi San Martino ha tutto il tempo a disposizione, ne ha 5 di minuti prima di presentarsi sulla linea di partenza. Pallone quindi per San Martino, ritorna. E quindi, ecco, a furor di popolo, come abbiamo detto, la scelta è caduta sul somaro più esperto, ecco, quindi ecco non pallone, Mirtillo ma Pallone, ecco, che l'anno scorso Martino, sotto piazza, l'acqua vinse al momento della partenza la gara a pari merito con San Benedetto. È un percorso difficile per tra l'altro pallone, ha il record del percorso. Pallone, 1 minuto e 53 secondi, è partito Pallone, inizia la gara del somaro di Porta San Martino che in bocca via Calai dopo aver percorso il tratto iniziale di Corso Italia ed ora in via Roberto Calai. Lo stiamo attendendo nel tratto in discesa dinanzi a casa Gubbiotti, scusate, a casa Biscontini, Fontanella de Pretis per essere precisi, e siamo a 35 secondi, questo è il tempo intermedio di Pallone di Porta San Martino che ancora continua la sua corsa nel tratto in discesa di via Bersaglieri. A un passo spedito Pallone che non si fa intimorire dal tracciato insidioso e a 59 secondi è al tempo intermedio di casa Gubbiotti ed ora c'è il tratto in salita per Pallone di Porta San Martino. Ancora continua la sua corsa, rallenta un attimo forse anche per riprendere fiato, questo è il momento più critico per tutti i somari, la curva delle ex scuole medie, ma Pallone continua ancora a mantenere un passo piuttosto deciso, ora rallenta un attimo, siamo a 1 minuto e 30 secondi per Pallone di Porta San Martino, ancora un rallentamento per il somaro di Porta San Martino che ora sta per iniziare il tratto finale di Corso Italia, ma vediamo che sta un po' zigzagando e sta perdendo del tempo prezioso tra il tripudio delle altre porte e chiaramente lo scoramento di
i portacolori di San Martino. Ancora il tratto finale, siamo a 1 minuto e 59 secondi per Pallone, che sembra in questa fase aver ripreso il suo cammino. 2 minuti e 5 secondi, porta San Martino, sta per arrivare in Piazza Grande. In questo momento taglia il traguardo, al nostro cronometro sono 2 primi e 11 secondi, ma sentiamo il tempo ufficiale dalla piazza. In questa direzione meteorologica gli ultimi metri sono stati fatali, ha sentito molto la fatica, è andato a destra e a sinistra. Tempo per Pallone, tempo che stiamo per dare per la prima gara, la corsa con il carretto. Quindi sentiamo il giudice, tempo. Allora, tempo per Pallone, 2 primi, 12 secondi. E non è male, e non è male, 2 primi, 12 secondi per Pallone di San Martino, nonostante le esitazioni nell'ultima parte, nella ascesa verso la piazza, ha avuto proprio dei tentennamenti, si è fermato Pallone, chiaramente ha influito forse la fatica o anche il percorso. Comunque è andata bene, è andata bene per Pallone. 2 primi e 12 ricordo, secondi per Pallone di Porta San Martino. Il tempo non è basso, ma dobbiamo tenere in considerazione il fattore meteorologico, il fattore delle condizioni della strada. Stiamo rivedendo intanto la gara di Porta San Martino, che fino a metà percorso era aveva un tempo sicuramente brillante, 58 secondi, e poi ha perso molto tempo nella tre quarti gara, dove è andato un po' zig zag, evidentemente ha accusato la fatica, per poi riprendere la sua corsa naturale nell'ultimo tratto. 2 primi e 12 secondi per Pallone. È il primo somaro che è sceso in piazza, e quindi è questo il punto di riferimento per le altre porte. Vediamo comunque che sia l'auriga che il frenatore non sono affatto soddisfatti del tempo. L'auriga Matteo Passeri, il frenatore Fabio Panfili, abbiamo visto in atteggiamento un po' di scoraggiamento, perché comunque si aspettavano un tempo migliore, viste anche le prove del sabato, del martedì, e comunque hanno utilizzato il somaro più esperto, non hanno messo in campo un esordiente. 2 minuti e 12 secondi a questo punto, come dicevi tu Roberto, è il tempo di riferimento anche per gli altri che fra poco scenderanno in piazza. Sì, se vogliamo anche avere anche degli altri punti di riferimento, abbiamo alla Fontanella dei Predis 35 secondi e 58 secondi a casa Gubbiotti, sono altri punti di riferimento che terremo in considerazione per nelle altre gare. E questo è il momento di maggiore difficoltà, dove Pallone è andato in crisi, si è praticamente quasi fermato, ha ripreso poi un po' a zig zag, e nell'ultimo tratto superato il tratto in salita è andato piuttosto bene, chiudendo con 2 primi e 12 secondi. Ora la volta di Porta San Facondino. San Facondino arriva, la somara Frea, insieme a Domenico Garofoli e Leonardo Valentini. Flea per Porta San Facondino, con Domenico Frillici. Auriga, Domenico Frillici e Leonardo Valentini, frenatore. Flea somaro esordiente qui in Piazza Grande. Parte Flea, inizia la sua gara, il somaro di Porta San Facondino, che si avvia a curva dinanzi la Basilica di San Benedetto, per poi iniziare il tratto in discesa di via Roberto Calai. Flea, che ha un passo piuttosto spedito, non sembra patire l'emozione del suo esordio in Piazza Grande, ed ora attendiamo Flea a
dinanzi la Fontanella de Pretis. Siamo a 39 secondi, quindi è 4 secondi in ritardo rispetto a Porta San Martino, che comunque ha perso tempo nell'ultimo tratto. Vediamo cosa farà Flea. San Facondino, che è nel tratto in discesa, il rettilineo di via Bersaglieri, incitato dall'auriga e dal frenatore Domenico Frillici e Leonardo Valentini. Siamo a 1 minuto e 4 secondi. Dinanzi a Casa Gubbiotti siamo a 1 minuto e 8 secondi, quindi è 10 secondi in ritardo rispetto a Porta San Martino, ma questo è il tratto decisivo per tutti e quattro i somari. San Facondino che continua la sua corsa non molto veloce, ma un passo costante. Siamo nei pressi della scuola, della curva dell'ex scuole medie, 1 minuto e 30 secondi. Sta mantenendo un passo costante Porta San Facondino, e Flea si va a percorrere il tratto conclusivo in salita di Corso Piave a 1 minuto e 45 secondi. Qui si decide la gara di Porta San Facondino. Ancora insiste con un passo costante e abbastanza spedito in quest'ultimo tratto, 1 minuto e 55 secondi. Siamo agli ultimi metri per Porta San Facondino, 2 minuti e 4 secondi. 2 minuti e 5, prosegue San Facondino il suo percorso in rettilineo, sta per arrivare, ma dovrebbe essere in ritardo rispetto a Porta San Martino. Comunque attendiamo il taglio del traguardo, dovrebbe essere 2 minuti e 17 secondi, ma attendiamo ora il responso ufficiale dalla piazza. Attenzione al tempo, il tempo per San Facondino. Vediamo un po' il cronometro cosa fa segnare. Tempo ufficiale per Flea di San Facondino, 2 primi 17 secondi. E quindi è in ritardo rispetto a San Martino, anche se nell'ultimo tratto di San Facondino non ha recuperato, ha avuto esitazioni, forse ha recuperato 5 secondi su San Martino, visto che a Casa Gubbiotti all'intermedio era 10 secondi indietro, poi ha recuperato qualcosa nel tratto finale, ma non è riuscito a sopravanzare Pallone, rende tutto più difficile. L'abbiamo visto. San Martino con guida la classifica provvisoria con 2 primi e 12 secondi, e quindi si è assolutamente Flea di Porta San Facondino, 2 minuti e 17 secondi. Ha avuto un passo più lento. Veramente è partita molto bene questa somara di San Facondino. Era Flea partita. Ritorna insieme a Flea, tra l'altro, una bella idea di mettere anche somari dei nomi per dei luoghi di guardo. Un attimo, ricordo le condizioni meteorologiche. Come nomi sarebbe un buon suggerimento. Se ne sentono veramente di nomi, non dire attuali, ma di più. A volte fantascientifici. È carina anche questa idea invece di mettere nomi un po' più attinenti, o simpatici o attinenti. Ecco, questo sarebbe auspicabile, secondo me. Stiamo rivedendo un po' la gara di Porta San Facondino, ce l'hanno messa veramente tutta Domenico Frillici, l'auriga, Leonardo Valentini, il frenatore e naturalmente la somara Flea, un esordiente, abbiamo detto, è la prima volta che gareggia per i giochi delle porte, comunque ha tenuto un buon andamento, poi è andata rallentando e per ora si posiziona al secondo posto, per ora, perché San Martino ha impiegato 2 minuti e 12, invece San Facondino 2 e 17. Ed ora è il momento di Porta San Benedetto, che dovrebbe schierare Grigia. È proprio lei, Grigia, anche qui un somaro esordiente in Piazza degli Giochi. San Benedetto che schiena Grigia. Marco Lombelli, Alberto Pasquarelli. Per la prima volta con i giochi delle porte. Attenzione Grigia, è il momento della partenza. Sta per partire Grigia, Aldo Rondelli.
Quindi pronti, via, e inizia la gara di Porta San Benedetto. Parte molto bene San Benedetto e va all'imbocco di Via Calai. Grande passo per Porta San Benedetto. Grigia non si fa prendere neanch'essa dall'emozione e ora percorre il tratto in discesa di Via Calai. Sta andando molto bene Grigia ed ora la parte finale di via Roberto Calai con la curva di Fontanella de Pretis. Siamo sui tempi di Porta San Martino, intorno ai 35-36 secondi. Sta proseguendo il suo percorso Porta San Benedetto, a leggermente urtato un marciapiede, ma ancora continua Grigia di Porta San Benedetto, incitata dall'auriga e dal frenatore. Siamo a 59 secondi, un minuto e un secondo, quindi 3 secondi di ritardo rispetto a Porta San Martino all'intertempo di Casa Gubbiotti. Ma ricordiamo che San Martino ha avuto una grossa incertezza nella parte conclusiva, nella tre quarti gara, ed è ora Grigia che rallenta anch'essa, come è comunque d'obbligo in questa parte in salita, ma sta andando bene perché è un minuto e 20 secondi alla curva delle ex scuole medie. Prosegue ancora il suo cammino Porta San Benedetto, con Grigia che non sembra avere nessun timore reverenziale e sta proseguendo il suo percorso a un minuto e 38 secondi. Tra il tripudio dei portaioli di San Benedetto, Grigia sta entrando in corso Italia con un minuto e 50 secondi. Ancora un margine da giocarsi, Porta a San Benedetto per riuscire a strappare il primato a San Martino. 2 minuti in questo momento e sta per arrivare a 2 minuti e 5 secondi. Porta a San Benedetto dovrebbe riuscire a strappare il primo posto. 2 minuti e 8 secondi al nostro cronometro. È ripartita la grande, sono stati fatali gli ultimi metri, ma è ripartita però Grigia, è ripartita veramente. Attenzione però il tempo, perché è buono veramente. Gli ultimi 10 metri ha fatto la fatica, si è fatto sentire sulle gambe di Grigia, poi è ripartita alla grande. Sentiamo il tempo, attenzione al tempo. Il tempo per Grigia di San Benedetto, 2 primi 08. Due primi 08. E questo è il tempo da battere, 2 minuti 08 per Porta San Donato. E ha avuto una leggera esitazione proprio negli ultimi. San Donato, vedremo se schiererà il somaro Pirandello, tanto discusso negli ultimi tempi, sembra un somaro fortissimo, ha avuto qualche problemino di assestamento durante le prime prove, ma è veramente un somaro che sta preoccupando un po'. Vediamo se riuscirà a battere San Benedetto. Dunque il tempo di 2 minuti e 08 secondi San Benedetto, che stiamo rivedendo un po' della sua gara. San Benedetto che ha avuto un passo costante e veloce, era in ritardo al tempo intermedio di 4 secondi rispetto a San Martino, ma ne ha recuperati 8 nell'ultimo tratto, perché ricordiamo che San Martino proprio nel tratto conclusivo di Corso Piave si è praticamente fermato e poi ha ripreso la sua gara, mentre Grigia di San Benedetto ha effettuato una corsa regolare e ha chiuso con 4 secondi di vantaggio su San Martino, 2 primi 8 secondi. Pallone di San Martino a 2 primi e 12 secondi, Flea di San Facondino 2 primi e 17 secondi. Ed ora è il momento dell'ultimo somaro sulla piazza, dovrebbe essere Pirandello per Porta San Donato. Anche Grigia, la somara di San Benedetto, è un esordiente, abbiamo visto già 2 esordienti, dunque Flea per San Facondino e Grigia per San Benedetto. Pallone invece già lo conoscevamo, un esperto per San Martino. Ed ecco San Donato che sta per entrare in Piazza Grande. E è proprio lui, è Pirandello a disputare la gara, questo
Somaro al centro dell'attenzione nell'ultimo mese, nel corso di tutte le prove, dato in grande spolvero. Ed eccolo qua, Pirandello di Porta San Donato. Sembra incontenibile, non riesce neanche a fermarsi sul punto di partenza. È veramente incontenibile, come dicevano, questo Pirandello, nome impegnativo tra l'altro, dalla letteratura, non so adesso come mai questo nome forse... Se non fate mettere la marcia indietro a Somaro, perché una cosa è difficilissimo. Particolarmente difficile. Beh certo, l'incipit di Pirandello non è male, se va così. Alessandro Cesaretti e Roberto Cambiotti sono sul carretto. Ed ora avranno il loro da fare per riuscire a riportare Pirandello sul punto di partenza. Diciamo che un Somaro che ancora devi un po' imparare i meccanismi di come funziona questa gara. Carinissimo questo sipario che si è aperto con il Somaro di San Donato. Lo dicevano che non si fermava e in effetti non si ferma. Beh, questo è anche l'aspetto cavolarità delle gare con i somari, veramente molto carino e anche esilerante, no? Per certi versi. Comunque i turisti per esempio adorano questi momenti della nostra gara. Adesso vediamo di nuovo Pirandello accingersi alla partenza, lo stanno cercando di calmare, dice guarda un attimo ti devi fermare, poi devi partire. Vediamo Pirandello, sembra un po' più tranquillo, anche lui non esordiente, dunque ci vuole un po' di incoraggiamento. È l'ultima porta, ricordiamo la classifica provvisoria, in testa San Benedetto, al secondo posto San Martino, al terzo San Facondino. Ed ora è la volta di San Donato e non crediamo di far torto a nessuno se dobbiamo definirlo come il somaro più atteso, tanto che anche la sorte lo ha classificato in quarta posizione per la partenza. Era il più atteso, creando sì, ancora più suspense, e ecco. Poi ci ha aggiunto anche del suo, non fermandosi sulla linea di partenza e quindi facendo crescere l'attesa per Pirandello. Ora tutto sembra pronto, ecco. Suona la campana e parte Pirandello di gran carriera. È vicino alla curva della chiesa di San Benedetto, la affronta benissimo, era quello il punto critico temuto un po' da tutti. L'ha affrontata egregiamente Pirandello e sta correndo di gran carriera in via Roberto Calai. Pirandello si appresta a effettuare la curva della Fontanella de Pretis, ha un po' rallentato in questa fase. 35 secondi, stesso tempo di Porta San Martino, ed ora il tratto di via Bersaglieri è in vantaggio, dobbiamo dirlo, rispetto al tempo fatto siglare da San Benedetto fino a questo momento, ma di pochissimo. Ed ora è nei pressi di casa Gubbiotti, dove taglia 57 secondi, in vantaggio su tutti. Miglior tempo intermedio per Porta San Donato con Pirandello, addirittura 6 secondi di vantaggio su San Benedetto. Vedremo in questo tratto finale che cosa farà. Siamo a 1 minuto e 14 secondi quando si appresta ad affrontare la curva delle ex scuole medie. Avanza ancora Pirandello e non sembra avere incertezze. Questo è il tratto più difficile, ma Pirandello lo sta affrontando in maniera più che egregia. 1 minuto e 30 secondi, può veramente far siglare un tempone Pirandello. Non va a zig zag ma va drittissimo e quindi a 1 minuto e 45 secondi entra in Corso Italia. È in vantaggio nettissimo su tutti gli altri. Pirandello, 1 minuto e 55 secondi, 1 minuto e 55 secondi è il tempo che al nostro cronometro ha fatto siglare. È sicuramente il miglior tempo e di gran lunga. Pirandello! Che gara ragazzi! Veramente una grande corsa! Nonostante il tempo! Veramente, nonostante l'avversità, dalla piazza, una grande gara di Pirandello, veramente una grande gara.
E attenzione al tempo! Attenzione al tempo per Pirandello di San Donato! Attenzione! Un primo! 54 secondi! Incredibile! Un incredibile. Primo! Un tempo sensazionale quello di Pirandello, se pensiamo che il record del percorso è di 1 minuto e 53 secondi, ma in condizioni meteo non come queste. E con, ricordiamo, il tracciato che era un pochettino diverso per l'impalcatura dinanzi al Palazzo Comunale. Diciamo, nello stesso tracciato è il tempo record fatto siglare da Sonny nel 1990, quindi un tempo davvero prestigioso, ma soprattutto dobbiamo considerare la situazione del tracciato alquanto insidioso. È veramente un tempo stupendo per Pirandello di Porta San Donato, che è in testa alla classifica provvisoria. E quindi ricapitoliamo: al primo posto San Donato con Pirandello, al secondo Grigia di San Benedetto, al terzo Pallone di San Martino, al quarto Flea di San Facondino. Ma c'è veramente un abisso tra il tempo di San Donato e quello di San Benedetto, ben 14 secondi di distacco tra il primo e il secondo. Un tempo davvero splendido per Pirandello. Una bella gara, molto suggestiva, sia per quella partenza con incognita, poi veramente una grande gara, considerando il selciato bagnato, considerando anche, come diceva prima Roberto, che il percorso comunque è diverso da anni fa, causa i lavori della ricostruzione post terremoto. Devo dire, sensazionale veramente Pirandello. Adesso capisco perché c'era tutta questa attesa per questo somaro, e capisco anche il fervore dei portaioli di San Donato nelle ieri e l'altro ieri, perché questo somaro veramente è veramente molto molto forte. Un esordiente Pirandello, un nome importante per un somaro, devo dire altrettanto importante nel mondo animale. Veramente un bel somaro, ha fatto una bellissima corsa anche lineare. Per nessuna essere certezza, soprattutto. Sì. È andato fortissimo, ha mantenuto il primo tempo dinanzi alla Fontanella de Predis di Pallone, poi lo ha già superato a Casa Gubbiotti all'intermedio, e nell'ultimo tratto è andato fortissimo e ha davvero stracciato la concorrenza. 14 secondi sulla seconda posizione, credo che sia uno dei più ampi e dei più grandi divari mai fatti siglare nella storia dei giochi delle porte, soprattutto in condizioni meteorologiche, in condizioni di fondo e stradale come queste, che sono davvero pessime. Non osiamo pensare cosa avrebbe potuto fare in condizioni ottimali. Esultano giustamente i portaioli di San Donato, che sono in testa alla classifica, ma che soprattutto possono confidare anche nella gara a pelo in un somaro attualmente, al momento, decisamente più forte degli altri. Poi vedremo nella corsa a pelo cosa succederà, ma a carretto indubbiamente ha scavato un abisso tra lui e la concorrenza. Mi sentite dalla piazza? Sì, ti sentiamo, Sofia. Tra l'altro ti cerchiamo qui in studio. Alessandro Cesaretti, soffocato dall'abbraccio dei suoi portaioli, e giustamente per una prestazione davvero da incorniciare. Allora, Sofia, se ci senti puoi intervenire in qualunque momento. Intanto, come vedete, c'è la piazza che si sta preparando per il tiro con la fionda, come adesso ha detto l'arado dalla piazza, e poi subito dopo il tiro con l'arco. Sofia, stiamo cercando Sofia alacremente, diciamo così. Tutti quanti, sì.
Oh, ricordiamo a proposito che in alcune taverne sono stati installati dei maxi schermi per permettere al non molto pubblico che era lungo il percorso di poter assistere alle gare del tiro con la fionda e del tiro con l'arco attraverso appunto questi maxi schermi. Chiaramente di pubblico lungo il percorso ce n'era pochino a causa del tempo. Ci spiace perché questa gara ha meritato davvero meritava un tempo migliore dal punto di vista meteorologico e un pubblico più folto, pubblico che sarà sicuramente riversato all'interno dei locali, dei bar e proprio magari anche delle taverne per seguire attraverso questi maxi schermi le gare di questa fredda e piovosa giornata di domenica. La classifica provvisoria quindi vede in testa San Donato con 12 punti, al secondo posto San Benedetto con 9, al terzo San Martino con 6, chiude San Facondino con 3 punti. Questa è la classifica provvisoria dopo la prima gara ed ora è il momento del tiro con la fionda. È già stato sistemato il paglione dove verrà situato il bersaglio e il palchetto di tiro. Tiro con la fionda, ieri abbiamo potuto assistere alle prove dei frombolieri, anche degli arcieri naturalmente, e abbiamo sempre detto e commentato che ormai negli ultimi anni c'è una situazione tale di competenza tra i frombolieri che spesso si va agli spareggi perché sono tutti veramente molto preparati. Vedremo intanto la prima porta che dovrebbe essere San Facondino a disputare la gara con la fionda, sì, è San Facondino, vedremo chi sarà il fromboliere. Possiamo ricordare un po' la squadra, diciamo, dei frombolieri di San Facondino, che Giacomo Pericoli, Massimo Cusarelli, Fausto Pennoni, Alessandro Gubini, Diego Bellucci, Stefano Petrini, Simone Frillici, Gabriele Angeli, Mirko Marinelli, dunque veramente una squadra folta. Vediamo chi sarà il prescelto per gareggiare in questa edizione dei Giochi delle Porte. Intanto si sta sistemando il tutto nella Piazza Grande. Rivediamo il momento in cui è arrivato in piazza Pirandello, che non si è fermato sul punto di partenza, già dava segni di grande vitalità e poi lo ha dimostrato con una gara davvero superba. Intanto continuiamo ad esortare la nostra inviata Sofia a non sviare e a inviarci i suoi segnali, perché la stiamo cercando in tutti i modi, sicuramente persa in mezzo al pubblico. L'attendiamo qui nei nostri studi presso la Torre Civica accanto al Palazzo del Potestà, perché ci ha raggiunto il sindaco di West Pitsons, Bill Goldsworthy. E con lei vorremmo scambiare due chiacchiere proprio con il sindaco statunitense, quindi speriamo che ci raggiunga al più presto. Qualcuno si chiederà il motivo per cui cerchiamo Sofia, è perché Sofia, oltre a fare l'inviata, è un'inviata in tutti i sensi, che conosce le lingue, quindi... per arrivare in Piazza Grande il fiondatore di Porta San Facondino. Sentiamo dalla piazza San Facondino sul palco Giacomo Pericoli. E Giacomo Pericoli che salirà sul palchetto di tiro, un fiondatore quindi che già ha avuto altre esperienze nei Giochi delle Porte. Ricordiamo un po' come funziona per chi non lo sapesse questa gara: dovranno essere colpiti e rotti 5 piatti di ceramica del diametro di 30 cm. Il tiro verrà effettuato dalla distanza di 20 metri dal bersaglio. In caso di parità saranno effettuati tiri ad oltranza finché uno sbaglierà. Tempo massimo per effettuare la gara è di 5 minuti. Questo è il regolamento della gara del tiro con la fionda. Questa però è l'anima dei Giochi delle Porte, la grande festa che si farà
Sì, ti sentiamo Sofia, abbiamo un grande bisogno di te. Sì, ho saputo che c'è da fare una traduzione o qualcosa del genere. Sì, volevo devi... sapere se potevo alla seguire fine, un attimo i tiri. Alla fine della gara con la Fionda, quando proprio si preparerà per il tiro con l'arco, in benissimo, quel momento possiamo parlare con il sindaco di West Pistons. Benissimo, intanto allora cercherò di leggere il labiale dei ragazzi per vedere un po' i consigli che si danno. Magari cambio posizione perché da qui non riesco a vedere molto bene. Tanto ha ricominciato a piovere, questo sicuramente creerà dei problemi, abbasserà molto probabilmente anche la traiettoria di tiro, perché sapete meglio di me che comunque l'acqua, sia le goccioline di acqua sia con la fionda quanto con la freccia, tendono ad abbassare notevolmente il punto di mira, quindi molto probabilmente Giacomo dovrà mirare differentemente rispetto a come faceva solitamente. Il primo tiro non è andato, non è andato, è andato a sinistra. Attenzione a non sottovalutarle le gare con la Fionda e con l'arco, perché per esempio lo scorso anno San Benedetto vinse in anticipo il Palio proprio grazie a queste due gare, quindi sì, il somaro è la cosa più caratteristica e affascinante dei giochi, però non sempre è quello che fa vincere. Secondo bersaglio colpito, anche se sto notando che Giacomo ha cambiato modo di tirare, prima poggia la pezzola al viso e poi stira la fionda, e non era così gli altri anni, ha cambiato metodologia di tiro. Da notare anche come le biglie sono state messe all'interno di un fazzolettone per non farle bagnare, non scivolare nelle mani. Dunque su tre tiri, due bersagli colpiti per Giacomo Pericoli per Porta San Facondino. Sì Chiara, non so se ci hai fatto caso anche tu, sta tremando notevolmente la mano di Giacomo, quella che regge l'impugnatura della fionda, non so se voi l'avete notato. Sì, lo notiamo anche in altri, devo dire, frombolieri, di solito questo, a volte questo tremore può essere l'emozione della piazza, poi adesso in questo momento credo che lui si senta ancora di più la gara, dato che nella prima gara con il carretto San Facondino non è andato bene. Sicuramente. Questo colpito proprio al centro, proprio cuore perfetto. 3 su 4 per Porta San Facondino. Ed ora l'ultimo tiro. Ultimo tiro a disposizione. Grande concentrazione per Giacomo Pericoli. Tanto l'altro ragazzo gli sta ricordando, vai tranquillo, c'è tempo. Comunque Giacomo si sente pronto. Prende la biglia e vediamo cosa succede. Colpito. E sono 4 su 5. E adesso sono le altre porte che devono migliorare sicuramente questo risultato. Beh, ha messo una bella pezza perché insomma 4 su 5... Decisamente, sì, in tempi come questi è un ottimo risultato. Anche dal punto di vista psicologico gli altri devono sapere di non sbagliare, si possono permettere uno sbaglio solo, e questa è una situazione psicologica non semplice, vero Sofia? Sì, sicuramente, sicuramente.
Ricordo ancora i periodi dei giochi delle porte quando un Fiondatore faceva 4 su 5, era veramente un grandissimo risultato. Adesso sembra ora la quasi, volta di Porta San Martino. Infatti adesso San Martino, che per ora in classifica al secondo posto, vedremo terzo posto, sì, cosa riuscirà a fare. Ah, la cosa da sottolineare, Chiara, è che per esempio gli altri anni gli atleti quando avevano gareggiato venivano riportati di là, cioè dalla piazzetta San Francesco, e poi ritornavano qua. Invece adesso rimangono qui, rimangono ad aspettare. Quindi non avvertono ancora di più tutta la tensione della piazza, non hanno modo di potersi pulire tra virgolette il cervello emotivamente, ma vedono tutto, insomma, sentono tutto. Per Porta San Martino c'è Federico Comodi e Massimiliano Bossi. Vediamo chi tira. Dovrebbe essere Federico Comodi. Mi sa tanto di sì. Un esordio, se non erro. Sì, sì, giusto. Anche perché lui è un, mi sembra, se non vado errata, un balestriere. Anche un balestriere. Comunque avvezzo al tiro. No, avvezzo al una tiro. Persona pericolosissima. È bene non farlo arrabbiare, sì, credo. sembra che tiri subito. No, non ha tirato. Posizione inversa rispetto a San Facondino. Sì, sì, perché è Mancino. E lo colpisce, sì. Lo colpisce veramente, pienamente, diremmo. Importantissimo per un Fiondatore, soprattutto se si tratta di un esordiente, andare a centrare il bersaglio al primo colpo. E a freddo oltretutto, aggiungerei anche, non hanno fatto tiri di prova, quindi psicologicamente aiuta tantissimo. Comunque sembra piuttosto tranquillo, è meno teso di Giacomo. Non sbaglio, Sofia? Sarà il beneficio dell'incoscienza, credo. troppo sicurezza forse. Forse anche sì, perché forse ti assicuro l'ha completamente lasciata. Non è arrivato affatto sul punto di mira. Cioè l'ha proprio buttata. Naturalmente impreca il fromboliere. Il secondo tiro non è andato a rompere il bersaglio. Adesso sta cercando di nuovo la concentrazione Federico Comodi per Porta San Martino. Sì, forse un attimo si era allentata la tensione, nello stesso tempo forse un po' di concentrazione, ma chissà, lì soltanto chi sta lì sopra e sente tutta la gara può dirlo, magari dopo, se riusciamo a carpire due parole, chissà. Terzo tiro non è andato. Qui in regia, in studio, scusa Sofia, ci stanno suggerendo che probabilmente il Fiondatore di San Martino perde concentrazione perché si abbassa, sì, tra un tiro e l'altro. È probabile anche questo. E non riesce quindi poi a riprendere la concentrazione nel momento in cui si rialza in piedi. È una tanto ipotesi. Sta mandando a quel paese tutta la piazza? O quasi? O forse anche se stesso. Perché dice, ma dai, come ho fatto? Stai dicendo. Adesso vediamo. E sta dicendo, ma io ci sto in dialetto. Cioè io sto sul punto di mira. Vediamo un po' questo altro tiro. Quarto tiro. Sì. E continua ad imprecare anche se va bene. Chiaramente questi primi piani consentono una lettura del labiale che è a sì, io pietanza. vedo tutto. Non solo tu, anche noi. Ah, lo vede? Ah, già è vero, avete... E abbiamo il nostro pro di Diego Santini, Diego, con la camera con lo mobile. Lo stivaletto tattico. E... sì, è un gran sacrificio, guardate, veramente, stare qui, si fa con piacere, ma...
Dobbiamo dire che anche c'è una pioggia piuttosto sì, battente. No, adesso è ricominciato proprio a piovere, veramente. Adesso... Questo non aiuta, indubbiamente. Eh no, assolutamente. Comunque sono comprensibili anche un po' di imprecazioni in questo momento, la tensione è talmente alta che viene scusato sicuramente da chi lo legge il labiale. No, non è andato l'ultimo tiro, non ha colpito, quindi sono soltanto due, mi sembra, poi correggetemi se sbaglio, i tiri effettuati per Porta San Martino. Non c'era Federico, assolutamente. Due su cinque ed è veramente, veramente troppo poco, troppo poco. Carina la grafica della fionda, con la biglia che torna indietro. Complimenti anche ai nostri grafici. Qua alla fine della diretta saluteremo tutti quanti, tantissime persone che stanno collaborando a questo sforzo produttivo, oggi poi in maniera particolare, vista la pioggia battente, con i cameraman infagottati, loro e le telecamere chiaramente, sotto l'acqua. Allora, intanto sono qui con il ragazzo che è salito sul palchetto con Giacomo Pericoli per Porta San Facondino. Allora, Giacomo, è andato bene nonostante tutto, vero? Sì, abbastanza bene. Adesso vediamo gli altri cosa riusciranno a fare. Certo, 4 su 5 in queste condizioni non è poco. No, è stato bravissimo, peccato il primo tiro, ma adesso non è finita ancora. Insomma, quelli di San Facondino sono battaglieri, li potete sentire. Adesso vediamo un pochino San Donato. E questa è una gara importante perché San Donato si trova in testa, quindi è importante vedere come si comporterà il fiondatore. Sì, sicuramente, non so se riuscite a vederci, siamo qui sulla piazza. È che purtroppo Sofia tu non hai eccoti qua. Eccoci. Se adesso questo è il ragazzo appunto che è salito. Tu sei nuovo, vero, per la porta di San Facondino? Sì, questo è il primo anno che ho tirato e sono stato molto contento di fare il secondo di Giacomo. Prossimo anno magari? Speriamo. E il tuo nome? Stefano Petrini. Perfetto, allora aspettiamo il tiro di San Donato. Vediamo quello che succede. Per San Donato Marco Brunetti. Un esperto anche lui, nonostante la giovanissima, sì, giovane età, insomma, non è una persona anziana, anzi giovane, però da diversi anni che sale sul palchetto di tiro. E ora è il caso di dire che nelle sue mani veramente c'è un po' una grande parte del destino di Porta San Donato, visto che nella prima gara sono arrivati i primi. E ora vediamo Marco Brunetti. E Corrado Petrini, che è ormai un'istituzione sul palco di tiro. Sì, riesce, si vede, a incoraggiare bene i trombolieri. Si sta preparando per il primo tiro Porta San Donato con Marco Brunetti. Si sentono anche le esclamazioni dalla piazza. Siamo... Giusto il rosone! Sì, infatti. Siamo proprio nel clima dei giochi, come se fossimo lì anche noi. Tesissimo Giuseppe Baldinelli, priore di Porta San Donato. È il momento del primo tiro per Marco Brunetti. E colpisce. L'ha spizzato, sì. Comunque è colpito. Va a verificare. Tanto Petrini dice non c'è problema. Giudice, vediamo cosa dirà, se è stato preso di rimbalzo oppure no. È stato leggermente spizzato il piatto. Sicuramente lo ha colpito, bisogna vedere se lo ha colpito di rimbalzo oppure no. Dovrebbe essere valido il primo tiro per San Donato, poi... Tanto Petrini sta dicendo stacce, cioè miraci. Spizzato. Comunque effettivamente sta molto poco in mira Marco Brunetti. Sì, lancia subito appena... Spero non vi giungano queste belle... Giungono. Arriva tutto. Paroline dolci e care. Il tifo contro arriva tutto. Tra l'altro il nostro esperto Luca Garofoli, che abbiamo qui in studio, ci dice che Marco Brunetti ha cambiato modo di tirare. Prima tirava con la fionda in verticale, ora invece in orizzontale.
Vediamo il terzo tiro. Colpito. Non riesce a romperlo, però lo colpisce. In questo momento credo sia importante colpirlo. 3 su 5 per Porta San Donato, ma ancora due tiri. Marco Brunetti. Adesso però si sente il tifo, sì, vero, a favore di San Donato. Sì, sì, sì. Ok. Sentiamo anche i coretti. È bellino, dai. Sempre, sempre uguale. C'è chiappe, c'è chiappe. Veramente altro per che no. Millimetri. Sta veramente giocando sui millimetri Marco Brunetti, ma finora ha avuto sempre ragione. 4 su 5. E dunque siamo già a livello di Porta San Facondino. 4 su 4, sì. Anzi, quinto tiro, 4 sì, su 4. Siamo già come San Facondino, vediamo il quinto tiro. A me sinceramente sembra molto più teso Corrado che Marco. Sì, sicuramente, sicuramente. Ma è un portaiolo che sente particolarmente la gara. Davvero, davvero. Ce l'hai la forza tu, dice Corrado, stacci allora. Non lo ha colpito, non lo ha colpito. È pari quindi a San Facondino. E quindi si... Sì, c'è almeno uno spareggio. Si prefigura uno spareggio. Sì, sì. Adesso è la volta di San Benedetto, giusto? Gli spareggi, sì. Gli spareggi sono diventati un classico ormai con il tiro con la fionda. Ogni anno c'è qualche spareggio. Ecco qui la pallina che torna indietro. 4 su 5 per Porta San Donato, alla pari con San Facondino. Per ora in ultima posizione San Martino. 2 su 5. Ed ora è il momento di Porta San Benedetto, che dovrebbe ancora mandare sul palco Fabrizio Pappafava, crediamo. Ovviamente i nomi dei giocolieri vengono tenuti in segreto fino all'ultimo istante, per tenere un po' tutti sulla corda. Ricordiamo anche gli altri frombolieri di San Benedetto, oltre a Fabrizio Pappafava, Andrea Giavia, Matteo Carotti, Marco Pompei, Gabriele Luzzi, Manuele Bianchini, Marco Angeli, Daniele Codignoni, Marco Parlanti, Fabrizio Bartolini, Matarazzi Marco, veramente tanti, ma ecco sì, è Fabrizio Pappafava che sale sul palchetto, credo, eh? E a proposito non di se la poteva perdere, infatti l'emblema del tiro con la fionda, sì, davvero, come Lucio Angeletti io credo sia il priore per eccellenza, senza nulla togliere a tutti gli altri, chiaramente ci sono quelle persone che hanno dei volti o comunque delle cariche che fanno proprio di quelle persone le... Ah giusto, vi volevo dire una cosa, ho visto nell'atrio comunale l'artista Luca Dall'Olio, quindi se riuscirò poi a beccarlo faremo anche due chiacchiere con lui. Ricordati che devi venire da noi, non dimenticare. Venire anche da voi, certo. Oggi super lavoro, sarai doppiamente pagata. Meno male, che bello. Sofia, a proposito dei volti caratteristici dei giochi delle porte, tu sei anche molto giovane, magari altri avranno in testa altri volti, sicuramente tu sei molto giovane, altri forse hanno in testa anche altri. Io per esempio ricordo il fiondatore Martini di San Donato, grande Martini, per me anche lui è un emblema dei giochi delle porte. Guardate invece Fabrizio come tira, quasi appiccicato alla balaustra, consentitemi di chiamarla così. Gli altri avevano più spazio. C'è problema. Probabilmente cerca anche fisicamente una sorta di punto d'appoggio, sì, no Sofia? Forse anche. È proprio più in linea con il bersaglio lui rispetto agli altri. Proprio fisicamente con il profilo. Se sbagli! Magari Sofia non metterlo proprio in bocca ai tifosi. E purtroppo sono sotto e quindi. Il proprio di San Benedetto comincia bene, il suo
Intanto uno dei cerimonieri di piazza, visto che sta ricominciando a piovere, ha detto: beh, questa, benvenuti. Questa inquadratura onestamente ce la potevamo risparmiare. Beh, questa fa vedere anche la superstizione degli atleti, dei giocolieri, c'è sempre qualcosa di superstizione. C'è chi porta degli amuleti, qui l'amuleto era vivente. C'è anche un motivo tecnico per non far bagnare la biglia. Ah, chiaro. C'è anche un motivo tecnico oltre alla superstizione, noi l'abbiamo letta. Ecco. Comunque, infatti. Ma per non far bagnare la biglia, levatemi questa curiosità, è proprio... Non indagare. Non andiamo oltre. Intanto è andato bene anche questo tiro per Fabrizio Pappafava. Non so se riuscite a vedere i muscoli delle gambe di Fabrizio, come visto, si contraggono. L'abbiamo visto bene. Ne abbiamo visto fin troppi. Ah, guardavate i muscoli, ho capito. Sì, sì, sì. Sdrammatizziamo un po' veramente con questo tempo, altrimenti è finita davvero. Anche perché questi sono comunque i giochi delle porte, qua è dimenticato. Lo ha sbagliato. Questo l'ha mancato. Lo ha sbagliato. Da tradizione, visto che Fabrizio Pappafava spesse volte sbaglia il terzo tiro. Ah sì? Sarà, è la cabala? Il numero 3 non porta bene a Fabrizio? C'è stato anche un urlo proprio al momento del tiro, non so se abbia contribuito a deconcentrarlo, ma generalmente chi sale sul pacchetto si isola un po' da tutto. Quarto tiro, sbaglia anche questo. Attenzione, incredibile, perché ora San Benedetto, se sbaglia anche questo è come San Martino, perché ora San Benedetto è dietro San Donato, è sicuramente si gioca sicuramente il terzo posto. E San Donato ne trarrà comunque vantaggio da questa gara. Questa volta non ha funzionato l'urlo. 3 su 5 per Fabrizio Pappafava e San Benedetto è comunque al terzo posto. San Donato distaccherà in ogni caso San Benedetto in classifica. E se San Donato vince lo spareggio, attenzione, perché può prendere il largo. Adesso vedremo lo spareggio. C'è Giacomo Pericoli qui accanto a me di Porta San Facondino, si sta togliendo il piumotto che gli avevano dato per non farlo bagnare né freddare, sì, i muscoli, giusto. Vedo che stanno pulendo le biglie, stanno lucidando dentro il fazzoletto come prima. Vogliamo ricordare come funziona lo spareggio, Sofia? Ecco, guarda un po' Diego, non so se riesce a farvi vedere qualcosa, no, si sono chiusi. Ci riprova, è tenace Diego, vediamo un po' se ci riesce, io intanto mi sposto. Giacomo Pericoli e Marco Brunetti saliranno nuovamente sul palchetto di tiro per contendersi il primo posto. Oh, lo spareggio funziona con un tiro a testa, il primo che sbaglia perde. A oltranza. Allora, ecco Giacomo. Di nuovo San Facondino, Giacomo Pericoli per lo spareggio con Porta San Donato. Tremava da morire. Sì, mamma si vedeva. Mamma mia quanto si vedeva, tremava. Si vedeva. Mancato il tiro e adesso il fondatore di San Donato ha un pezzo di ipoteca molto grossa sulle sue mani per questo palio, perché vincere le prime due gare è davvero mettere una serissima ipoteca sul palio. Poi vista la potenzialità di Pirandello. Ma anche perché ragazzi sta piovendo più di prima adesso e quindi cambia tutto. Mancato. E nemmeno lui. Mancato.
È come se avessero fretta di farla finita, insomma. Di chiudere la partita. Sì. Certo che anche questo sali scendi continuo non aiuta il tiratore, perché ogni volta deve reimpostarsi per il punto di mira. Certo. Assolutamente, niente. Completamente sotto. Il piatto è notevolmente più piccolo, facendo che di aver strappato proprio il tiro. Questo è il priore di San Facondino, Luciano Meccoli. Intanto ha smesso di piovere, vediamo se questo favorirà Marco Brunetti di Porta San Donato. No, nemmeno Marco. Non vogliono finirlo questo spareggio. Forse al contrario delle altre volte bisognerà mettere un piatto più grande. Sì, in questo caso sì. Si è adottata l'idea del piatto più piccolo, perché i fiondatori sono diventati talmente bravi che per gli spareggi bisognava rimpiccolire il piatto in modo che si finisse prima, insomma, sennò tutti lo prendevano e non si finiva mai. E invece in questo caso bisogna metterlo un po' più grande. Hanno effettuato anche un controllo i giudici, perché magari qualcuno ha sollevato il fatto che forse il piattino era stato colpito, invece no, è stato sostituito da un altro per comunque sicurezza. E se uscisse un po' di sole non guastasse, non guasterebbe, scusate. Vabbè, bella coniugazione verbale. Ti sta facendo male la pioggia, Sofia, vieni a ritirarti nei nostri studi. Sì, penso proprio che sarà il caso. Vabbè, un bel congiuntivo biscardiano, no? Basta mai. E lo ha preso, bravo. Bravo, bravo. E adesso Marco va a recuperare. Ed ora il fromboliere di San Donato deve proprio fare centro, non c'è niente da fare, deve colpire il piatto. Il piatto che ormai è di 20 centimetri invece dei 25 iniziali, perché così funziona per lo spareggio. Vediamo. Colpito. Lo ha colpito. Con il suo classico tiro. Potremmo chiamare il tiro a spizzo, perché li spizza sempre. Siamo già arrivati al quarto tiro di spareggio. I primi due falliti da entrambi i fiondatori, il terzo colpito. Ancora nuovamente Giacomo Pericoli sul pacchetto di tiro. Porta San Facondino. Anche per lui una grande responsabilità, visto che San Facondino è arrivata ultima nella prima gara, e un successo nel tiro con la fionda rimetterebbe in corsa, perlomeno farebbe risalire in classifica la Porta giallo-verde. Ricordiamo che più si va avanti, quando li colpiscono entrambi, più il piatto si rimpiccolisce. È diventato un puntino lontano, effettivamente. Sono piatti a scalare da 25 centimetri fino ad arrivare a 20 centimetri. Vediamo San Facondino, colpito. Colpito. Qui ragazzi è solo una questione non tanto di fortuna ma anche di mira, perché poi il punto deve rimanere comunque quello.
accudito dai portaglioni, il tromboliere, stanno tentando di coprirlo. L'ha colpito bene. Eh sì. E qui rischiamo di fare notte. Sì. Stiamo un po' preoccupandone, sai. Quinto tiro di spareggio. Beh, possiamo anche vederla così, questo spareggio. La porta che è in testa e la porta che è ultima. E quest'ultima che sta cercando di tenersi abbarbicata ancora la classifica nel tentativo di recuperare qualche posizione. Sbagliato. Ma di veramente poco. Stanno controllando naturalmente, sono attimi importanti. Stanno controllando che il piatto non abbia nessun segno della piglia, che è stata scagliata. Guardano i giudici, ricordo siamo alla quinta serie di tiri di spareggio per designare la prima piazza. Effettivamente il piatto è davvero piccolino, si evince anche dalle mani che lo stanno posizionando, si può capire più o meno quali sono le dimensioni, è proprio piccolino. Eh sì, freddezza a sufficienza per colpire il bersaglio. Mi stanno uccidendo. Allora, San Donato sì. Ha vinto anche questa seconda prova. Noi Sofia ti attendiamo qui in studio intanto. Arrivo subito. E San Donato mette una seria ipoteca su questi giochi, vero? Sì, perché ha già 9 punti di vantaggio sulla seconda classificata. E infatti San Donato è in testa con 24 punti. Al secondo posto San Benedetto con 15. Al terzo San Facondino con 12. Al quarto San Martino con 9. E praticamente... E si sono semplicemente cambiate di posizione rispetto alla prima gara a San Martino e San Facondino, e che praticamente San Facondino sarà al terzo posto, San Martino al quarto, rimane al secondo San Benedetto, ma San Donato sta prendendo il largo. Ora ci sarà il tiro con l'arco. Con San Donato che dovrebbe essere, sì, che sarà la porta che aprirà la sequenza di tiri. Risulta Marco Brunetti giustamente salutato dai suoi portaioli. Dopo due prove
24 punti San Donato. Ancora, come si dice, la gara è lunga, tutto può accadere, quindi è giusto festeggiare con tranquillità, con calma. Siamo alla terza prova, il tiro con l'arco, anche questo ci ha riservato sempre molte emozioni. Abbiamo una novità quest'anno, il punteggio ci verrà dato direttamente dai giudici che sono proprio lì sotto il bersaglio. Anche per questa gara stamattina c'è stato l'ordine di tiro e quindi ci sembra tutto pronto. È stato posizionato il palco, è stato spostato di 5 metri, 25 sono i metri di distanza. Il bersaglio è rappresentato da dei cerchi colorati, il cerchio che ha maggior punteggio è quello giallo. Possiamo cominciare quindi la terza prova con l'arciere che difende i colori della Porta di Santo Donato. Per San Donato l'arciere è Fabrizio Matarazzi. Ricordiamo che il bersaglio ha il seguente punteggio, se la regia può inquadrarlo, così riusciamo magari ad essere più precisi e anche a farci seguire meglio da casa dopo aver visto il replay del tiro di Marco Brunetti che ha dato la vittoria a San Donato. Questo è il punteggio che viene assegnato al centro di colore giallo interno, sono 10 punti, il giallo esterno 9, il rosso 7, il blu 5, il nero 3, il bianco 1. Quindi giallo interno 10, giallo esterno 9, rosso 7, blu 5, nero 3 e bianco 1 punto. Chi colpirà la linea delimitante i vari settori otterrà il punteggio più alto. In caso di parità tra due o più arcieri verranno effettuati gli spareggi con due tiri ciascuno. Questo è un bersaglio di tipo ufficiale, tipo ufficiale usato nelle gare, di 60 centimetri. Sono 5 anche in questo caso i tiri a disposizione per ogni arciere. L'arco è di tipo monolitico, di colore nero o marrone, con frecce, con penne tipo oca e deve essere usato nudo da ogni congegno meccanico, cioè non devono essere presenti strumenti come strumenti di puntamento, di bilanciamento e di tensione. Gli unici accessori consentiti dal regolamento sono la dragona in corda in colore, in guantino in pelle o tab, il parabraccio in pelle, paraseno in pelle e faretra in pelle. Questi sono gli unici accessori consentiti dal regolamento dell'ente giochi delle porte. Ora attendiamo l'arciere di Porta San Donato che aprirà la serie di tiri con l'arco, guardando appunto che San Donato è in testa alla classifica provvisoria con 24 punti, ben 9 i punti di vantaggio su San Facondino, su San Benedetto scusate, che è a quota 15. San Facondino è risalito al terzo posto e a quota 12 chiude San Martino con 9 punti. Eccolo scortato dai portaioli Enrico Bianconi, anche lui un veterano dei giochi delle porte. Sul palco di tiro l'arciere di San Donato, mi sembra di rivedere un volto nuovo, Enrico Bianconi, che era stato insieme a Fabrizio Valdarsi. Sul palco di tiro c'è anche Fabrizio Matarazzi che ovviamente fornirà i consigli del caso.
cercherà più che altro di dare tranquillità a Enrico Bianconi, che comunque da tantissimi anni è sul pacchetto di tiro. Lo stesso Fabrizio Matarazzi è stato in passato arciere di Porta San Donato. La freccia e ora assisteremo al primo tiro di Porta San Donato con Enrico Bianconi. Colpisce il rosso, quindi sono 7 punti per San Donato. Sì, come ricordano dalla piazza, le condizioni meteorologiche stanno mettendo in difficoltà i tiratori. C'è anche un forte vento oltre alla pioggia che disturba l'arciere e non è assolutamente facile effettuare dei tiri di grande precisione con queste avversità atmosferiche. Secondo tiro per Porta San Donato. Punti per Porta San Donato al secondo tiro, quindi siamo già a quota 16. Enrico Bianconi pronto per scagliare la terza freccia verso il bersaglio. È ancora un rosso, quindi sono altri 7 punti per San Donato, che sale a quota 23, ma ha ancora 2 tiri a disposizione Enrico Bianconi. Sono 3 punti. Anche 26 finora ne ha totalizzati San Donato. Grande concentrazione per questa ultima prova. Per il quinto tiro di Porta San Donato, che ricordiamo è in testa con 24 punti.
9 punti di vantaggio su San Benedetto, che è al secondo posto con 15. Quindi sono 5 punti. Sentiremo ora l'annuncio ufficiale dal giudice, ma dovrebbero essere 31 punti assegnati a San Donato. Le condizioni atmosferiche sono inclementi, veramente una cosa incredibile. Ecco. Sentiamo il punteggio. Stanno visionando le frecce i giudici e poi saranno loro che direttamente daranno l'esito di questa prima performance, quella di Enrico Bianconi di Porta San Donato. Dalla piazza mi sembra che non sia funzionante il microfono. Diamo possibilità al giudice di... Non si sente? Salvatore, non si sente, quindi... Sono difficoltà di audio con... 31 punti, sì, avevamo... 31 per San Donato. 31 giusto, per San Donato. 31 punti per Porta San Donato. Preso il punteggio. Abbiamo dei problemi di comunicazione. San Donato quindi chiude a 31 con punti. Con il cancelliere. La... Quindi... 31 i punti prima per San Donato. Gara del tiro con l'arco. Ora sarà il turno di Porta San Martino. Sergio Gentilucci salirà sul pacchetto di tiro per Porta San Martino. Viene riposizionato il bersaglio. San Martino che deve recuperare, visto che si trova nella classifica parziale all'ultimo posto. 9 punti, frutto di un terzo e un quarto posto, terzo nella gara a carretto e quarto in quel nel tiro con la fionda. Sergio Gentilucci ha sulle spalle la responsabilità di far risalire la china alla porta giallorossa, che negli ultimi anni si è sempre classificata al secondo posto. Quest'anno ha iniziato con il piede sbagliato questa competizione. Ora in queste ultime due gare si gioca il tutto per tutto. Porta San Martino, Sandro Teodori, che è al suo ultimo anno di mandato come priore, ci teneva tantissimo a una exploit della propria porta. E ora ha queste due gare a disposizione per ottenere una posizione di rilievo nella graduatoria. È pronto, viene aiutato come sempre. Sergio Gentilucci è da molti anni uno degli arcieri più esperti dei giochi delle porte e della stessa San Martino. E tuttora dovrebbe essere pronto per seguire il primo tiro per San Martino. Ricordiamo, San Donato ha chiuso con 31 punti. Inizia con un nero
quindi con 3 punti. Porta San Martino. Rosso, quindi sono 7 punti e va a quota 10 dopo 2 tiri, porta San Martino. Terzo tiro, è un blu, quindi sono 5 punti. Siamo a quota 15. Abbiamo inquadrati i priori di San Benedetto e di San Martino, Fausto Paciotti e Sandro Teodori. Penultimo tiro per Sergio Gentilucci. È un giallo, ci sembra. Ci sembra un giallo esterno. Poi saremo più precisi con inquadrature più da vicino, ma per ora ci sembra un giallo esterno. 9 punti quindi per Sergio Gentilucci. Siamo a quota 24. Ricordiamo che San Donato ha chiuso con 31 punti. Ultimo tiro per Porta San Martino. Giallo, è molto difficile. Comunque questo tiro o porta San Martino alla pari con San Donato oppure può far sopravanzare la porta giallo-rossa. È un rosso, quindi dovrebbero essere 31 punti per San Martino alla pari con San Donato. Sentiremo poi il punteggio ufficiale. 31 punti. 31 punti. Anche per San Martino, quindi 31 punti. Anche qui ci sarà uno spareggio tra Enrico Bianconi e San Martino. Sergio Gentilucci, San Donato e San Martino. In attesa di commentare il terzo arciere, la linea va a Sofia Raggi e al suo ospite. Sì, sono qui con il sindaco di Pittsburgh. I'm sorry. L'acqua mi ha data la testa. I'm crazy, a little crazy. E volevo sapere qualcosa riguardo al Museo dell'Immigrazione. We would like to know what do you think about this new museum here in Gualdutadino, Museum of Immigration. I think the Immigration Museum is a very important project for not only the people of Gualdutadino, but for all of Italy and all of those people who have come to other countries, in particular America, to settle and help make America what it is today. Dice il sindaco che ritiene che questo museo sarà la cosa più importante che è stata fatta qui a Gualdo, soprattutto per dare un'impronta forte di quello che è stato il fenomeno dell'immigrazione, soprattutto per la gente di Gualdutadino e non solo, che ha costruito ciò che ora è l'America, insomma ha fatto grande l'America. E poi volevamo chiedere anche qualcos'altro. In che modo la sua città ha contribuito a questa cosa? In which way your city gave a sort of contribution to this museum? Which kind of objects or other kinds of instruments? Italians that came to America in our region of Pennsylvania to begin working in the mines. And the mines is what made Pennsylvania one of the very important states in the country. So what we have contributed was mining objects, mining artifacts that were found with the miners, with working in the mines, and also a
a lot of other pictures and memorabilia. Dice che la maggior parte dei contributi che, che gli italiani hanno dato sono stati soprattutto quelli all'interno delle miniere. Quindi la maggior parte dei reperti che poi potrete vedere qui al museo sono proprio gli oggetti delle miniere e tutto quello appunto che era utilizzato per questa vita così difficile e così dura, anche delle foto, pictures, of course. Okay. E we would like to thank you so for your presence here in Gualdotadino and we hope to see you. Sure. Thank you very much. We do have 40 people here today that I brought with me from West Pittston to watch the festival. We really enjoy the Goce delle Porte and longa viva Gualdotadino. Ci ha fatto un bellissimo augurio, dice che qui con lui ci sono delle, c'è una rappresentanza di persone che sono ormai da 14 giorni che sono qua e che stanno divertendo con il nostro festival, con i Giochi delle Porte e ci dice lunga vita insomma Gualdo e Giochi delle Porte. Thank you very much. Porta San Facondino ora è sul pacchetto di tiro con l'arciere Danilo Passeri. Primo tiro per lui. È subito un giallo esterno, quindi parte bene San Facondino, 9 punti. Sul pacchetto c'è Marcello Fazzi, anche lui una grossa esperienza nel tiro con l'arco, che ora sta dando consigli preziosi a Danilo Passeri. Tra l'altro Marcello è il responsabile dei frombolieri, degli arcieri. Dei tiratori. Sì, dunque dei tiratori di Porta San Facondino. Vediamo, primo tiro. Secondo tiro, dovrebbe essere ancora un giallo esterno. Quindi sono altri 9 punti, poi chiaramente noi questi punteggi li diamo con il beneficio di inventario, quando poi andremo a vedere più da vicino il bersaglio, perché chiaramente la prospettiva potrebbe ingannare, ma poi soprattutto quello che conta è il punteggio ufficiale dato dai giudici di gara. Se fosse così comunque ha iniziato veramente bene. Ha iniziato comunque meglio di tutti gli altri due. Terzo tiro. Attende un attimo, poi è un blu, quindi sono 5 punti, siamo a quota, saremmo, siamo il condizionale, a quota 23. Beh, sta facendo veramente una bella gara San Facondino, eh? Comunque quest'anno ce la stanno mettendo tutta, è da ammirare anche questa forza d'animo, questo voler risalire la classifica. Penultimo tiro per Danilo Passeri e Porta San Facondino. È un rosso, quindi sono 7 punti. Siamo a quota 30. Potrebbe andare in testa con quest'ultimo tiro. Porta San Facondino. Si vede proprio che il priore, il nuovo priore, è riuscito a dare una grossa carica a questi tiratori. Anche prima il fromboliere comunque è andato allo spareggio, si è aggiudicato poi il secondo posto in classifica. Questo ragazzo sta facendo una buonissima gara con l'arco.
molto concentrato tra l'altro. È un nero o un blu, comunque sia è in testa, dovrebbe essere in testa. Attendiamo le riprese da sotto il bersaglio per essere più precisi. Sì, sono due gialli, un rosso, un blu e un nero, crediamo che venga segnato come nero. Quindi sono 33 punti per, dovrebbero essere 33 punti per San Facondino. Il punteggio che ne è scaturito ci verrà comunicato dal cancelliere. Stanno controllando naturalmente il punteggio e condizioni climatiche veramente difficilissime, mai come quest'anno possiamo dire, si giocano 30 finalmente, 35. Ne avevamo assegnati due in meno assegnati. Bisogna, sì. 35, quindi evidentemente l'ultimo tiro è stato considerato, sì, blu e non nero. È stato perché probabilmente andava a sfiorare la parte blu. Quindi 35 punti per Porta San Facondino, chi è in testa nella classifica parziale. 35 punti per Porta San Facondino, 31 per San Donato e San Martino che comunque andranno allo spareggio. San Facondino sta comunque comportandosi egregiamente nei tiri. E adesso è la volta di Porta San Benedetto. Sì, l'ultimo arciere a salire sul palchetto è San Benedetto. Sarà Marco Pannacci, veterano, bravissimo arciere di Porta San Benedetto, adesso vedremo. Sì. Sì, è lui. Il volto nuovo, cioè Danilo Passeri, sta finora sbaragliando la concorrenza. Sì, veramente molto bravo. 35 punti. Marco dovrà battere San Facondino dunque. Comunque quello che appare perlomeno sicuro fino a questo momento è che non verrà assegnato il palio alla terza gara, così dovrebbe essere almeno da un rapido conteggio che... No, quest'anno sembra che la gara a pelo sarà quella veramente fondamentale, tra l'altro ancora... Non è ancora certo. Potrebbe... bisogna vedere quello che fa, San Benedetto, sì, però... L'andamento è così. Anche se San Donato comunque ha un margine considerevole, 9 punti di vantaggio sulla seconda. Comunque i dispetti a San Donato li sta facendo San Facondino. Sì. Infatti l'ultimo arrivato con la gara a carretto sta facendo i dispetti al primo comunque arrivato. Sì, è certo che la gara comunque si deciderà nella corsa a pelo. Sì. C'è San Donato non potrebbe avere la matematica certezza di vincere la terza gara. Grazie a Danilo Passeri di San Facondino. Sì, indipendentemente da quello che farà San Benedetto. Sì, sì. Vediamo Marco Pannacci per San Benedetto, primo tiro, 5 punti per San Benedetto, è un blu.
Secondo tiro per Marco Pannacci, per porta a San Benedetto. È un rosso, sono 7 punti. Siamo a quota 12. Intanto si sta avvicinando, ha aggiustato il tiro a quanto pare. Finora non è stato colpito nessun giallo interno da nessuno dei tre arcieri che hanno preceduto Marco Pannacci. Ancora un rosso, si è altri 7 punti. Ancora di più, un rosso interno. Siamo a quota 19. Due tiri ancora a disposizione per Marco Pannacci. E ancora un rosso, vicino a zero, o forse blu, forse blu, segnando il blu saremmo a quota 24. Naturalmente saranno punteggi parziali, aspetteremo l'ufficialità dei giudici dalla piazza. Certamente. Ultimo tiro per Marco Pannacci. È un rosso, 7 punti e dovrebbero essere 31, addirittura 3, se così fosse saranno 3 gli arcieri a pari merito. Sì. E fortunatamente che abbiamo iniziato con un'ora di anticipo. Infatti, altrimenti sarebbe già buio. Sì, abbiamo una notizia anche sportiva, Roberto. Sì, abbiamo notizia sportiva che ci giunge da Brescello. C'è lo spareggio. Dove il Gualdo sta conducendo per 2-1. Ha vinto per 2-1 sull'Innocenti Campese. È finita la partita. Ah, è finita, ci comunicano la regia che è finita, quindi il Gualdo ha vinto per 2-1 con reti di Innocenti e Campese. Chi si classifica secondo? Già una vittoria per Gualdo è stata assegnato, se tutto va a buon fine come è finora stato, a parte il maltempo. Comunque, ritornando ai giochi delle porte, 31 punti, sono 3 arcieri a pari merito, San Donato, San Martino e San Benedetto. Vince la gara San Facondino, che quindi fa suoi i 12 punti e sale a quota 24. Questo è certo. Ora tutto il resto sarà dato dagli spareggi nella gara con l'arco, dove difficilmente si assiste a degli spareggi in questa gara. Addirittura in questa edizione sono 3 gli arcieri giunti a pari merito, grande equilibrio quindi. A dispetto delle condizioni meteorologiche, stiamo ora vedendo il bersaglio, inquadrato da vicino il bersaglio di Marco Pannacci, 2 blu e 3 rossi. Vediamo anche lo spareggio con 3 porte. 31 punti per porta San Benedetto, gli stessi di San Donato e San Martino. Ed ora sarà nuovamente Enrico Bianconi a salire sul palchetto di tiro, 2 tiri per lui a disposizione. Due frecce per arciere. Dovrebbe iniziare San Donato. Questo spareggio è davvero decisivo per l'ultima gara, perché potrebbe rimettere in corsa tutti. Staremo a vedere. Per quanto riguarda questi tiri di spareggio, 3 le porte che si contenderanno dal secondo al quarto posto. Il primo posto invece è andato all'arciere di San Facondino, che sta festeggiando naturalmente.
attendiamo ora l'arrivo sul palchetto di tiro di Enrico Bianconi, che avrà due tiri a disposizione. Eccolo qua, che sale nuovamente sulla postazione di tiro. Due tiri per ogni arciere. Enrico Bianconi sembra anche molto infastidito dal vento, comunque dal freddo, come tutti credo lì nella piazza. Penso sia molto difficile tirare con queste condizioni. Due minuti a disposizione per ogni arciere per effettuare i tiri di spareggio. Giallo esterno, 9 punti per Enrico Bianconi. Volevi il giallo, Roberto? Sei stato accontentato? Ancora oggi non l'avevamo no, visto. No, l'interno, il giallo esterno, vero, già, aspettiamo con l'interno ancora. Vedremo. Comunque un gran bel tiro per Enrico Bianconi. Vuoi proprio il centro? Vuoi vedere il centro? Adesso non possiamo però dire chi, perché c'è uno spareggio a 3 porte addirittura. Forse lo vedremo. Un attimo di ossidazione, poi è anche caduta la freccia dall'arco. È un po' infastidito Enrico Bianconi. È stata raccolta ora la freccia. Adesso parla la con freccia, ora con qualcosa il pubblico. Da dire a qualcuno. Sbatte la freccia. Beh, Enrico non è nuovo comunque a parlare con il pubblico, ogni tanto sì. Si gira o gesti o parole. È un personaggio. È un comunicativo, diciamo. E adesso ci sono allora, i coretti, si fa beccare forse anche volutamente, perché quando lui è si carica forse quando viene sfottuto rende ancora di più, si carica, chissà, forse si è infatti, caricato e infatti grande prova di spareggio di Enrico Bianconi. Infatti ogni volta gli altri portaioli cadono in questo tranello. Dovrebbero incitarlo, dirgli bravo, sono in momenti per non incitarlo. Forse il primo potrebbe essere già all'interno. Sì, se è già all'interno sembra ha messo una grossa ipoteca sul secondo posto. Un grande spareggio per Enrico Bianconi per Porta San Donato. Ora si becca anche con altri portaioli, altri tiratori. San Martino. Beh, sono momenti di grossa tensione sicuramente per tutti i tiratori. 19 punti, è stato dato quindi il primo tiro come giallo interno. 19 punti per San Donato. Abbiamo grandissima avuto ipoteca, sì, sulla vittoria di questi spareggi, quindi sul secondo posto. Gli altri dovranno fare 200, sì, assoluti per superarli. Ma li vedremo secondo me in questi spareggi, sono tutti penso abbastanza carichi ormai. Sergio Gentilucci per San Martino si appresta a disputare lo spareggio sapendo che dovrà fare due gialli interni, se non sbaglio, no? Tutti e due. Esatto. Per superare San Donato. Ecco Sergio Gentilucci per Porta San Martino.
e la situazione psicologica non è facile, sapendo di dover comunque fare due tiri strepitosi. Invece un Sergio Gentilucci mite, sempre concentrato ma molto mite caratterialmente. È un rosso e quindi già non sappiamo che non riuscirà a superare San Donato. No, quest'anno San Martino ha avuto dei problemi in tutte le gare, a quanto pare. A sorpresa, tra l'altro, non, nei pronostici non c'era, ma come dicevamo sempre, i pronostici per i giochi delle porte non sono molto attendibili. Vediamo ora il risultato di questa prova di spareggio per San Martino. Punteggio di San Martino. Intanto dalla regia ci è arrivata una notizia, 2-2 il Gualdo calcio, non era finita ancora la partita, al 95esimo l'altra squadra ha segnato. Un falso allarme era, noi ci avevamo creduto. 2-2. È la giornata degli spareggi o dei pareggi. Adesso attendiamo il punteggio di San Martino. Comunicazione, dopodiché ci sarà ancora tiro di spareggio, tiri di spareggio, sono due i tiri da effettuare da parte di arciere di San Benedetto. Si sta verificando il bersaglio, forse due rossi per San Martino. Momenti di attesa. Si sta controllando proprio una freccia che è tra due settori, è proprio quella che sta dando più problemi forse ai giudici per verificare il punteggio finale di questo tiro di spareggio, questi tiri di spareggio, visto che sono tre le porte che hanno ottenuto 31 punti per quanto riguarda la loro serie normale. Punteggio di San Martino dovrebbe essere 14. 14, 14. Sì, 14 punti per San Martino, quindi sono stati assegnati due rossi. Ed ora è la volta di San Benedetto per Marco Pannacci. San Benedetto per Marco Pannacci. Intanto ripetiamo il risultato finale della partita Brescello-Gualdo, 2-2 e non 2-1, perché il Brescello a quanto pare ha pareggiato al 95esimo, ci sono state anche delle espulsioni nelle file del Gualdo. Probabilmente una partita che avrà delle code polemiche. Comunque 2-2 il risultato finale di Brescello Gualdo. Intanto seguiamo Marco Pannacci per Porta San Benedetto. Avrà il compito arduo di sopravanzare Enrico Bianconi, che ha totalizzato 19 punti con due gialli, uno interno e uno esterno. Importantissimo questo risultato per San Benedetto, la prova di questo spareggio, perché potrebbe più o meno rimettere in corsa la porta giallo-blu nella conquista del palio. È un rosso a quanto pare, se è rosso San Donato ha già vinto. Attendiamo comunque prima di sbilanciarci. Secondo tiro per Marco Pannacci.
e potrebbe essere ancora un rosso o un blu. Comunque sia, San Donato è al secondo posto. Ed ora è in testa alla classifica con 33 punti. Sono due rossi, quindi 14 punti, ancora ulteriore spareggio tra San Martino e San Benedetto per il terzo e quarto posto. Se sono due rossi, se c'è un blu, forse San Benedetto? No, è uguale. Sì. Nuovamente spareggio tra San Martino e San Benedetto. San Donato è al secondo posto, sale a quota 33 in classifica, San Facundino è a quota 24 e San Donato mette una grossissima ipoteca sulla vittoria di questo palio. In ogni caso andrà allo spareggio. L'unica possibilità per andare allo spareggio è che San Facundino vinca la corsa a pelo e che San Donato arrivi ultimo. È un'ipotesi un po' difficile, visto che nella gara a carretto c'è stata un'inversione, cioè San Donato è arrivato primo e San Facundino è arrivato ultimo. Però sì, è vero che sono gare diciamo diverse, ancora però non ha la matematica certezza, infatti, San Donato di vincere il palio. Questo palio sono comunque tagliate fuori sia San Benedetto che San Martino. Sergio Gentilucci, terza prova di tiro, secondo spareggio con San Benedetto. È un rosso. Ancora due rossi, quindi dovrebbero essere ancora 14 punti per Porta San Martino. Due rossi, 14 punti. Ora tocca nuovamente a Marco Pannacci, vediamo la dama del priore di San Donato, piuttosto infreddolita come tutti, tra l'altro temperature polari, anche se Marco Pannacci sembra non patirne, sì, in quanto è sbracciato sul palchetto di tiro. Sarà la tensione della gara che non le fa avvertire il freddo, non lo so come fa veramente, fa venire i brividi da qua. Davvero, davvero qui facciamo notte, perché sono altri 14 punti per San Benedetto.
anche Enrico Brunetti dalla piazza, l'Araldo sta dicendo si fa notte e si fa sempre più freddo. Iniziano i primi moti di scoraggiamento per coloro che sono in piazza, però, ma anche perché c'è l'attesa di questa gara a pelo, no? Ma è naturale, tutti gli anni è un po' così, sale ormai sappiamo chi è il primo e secondo posto nella gara con l'arco, dunque cala un po' la tensione verso questa gara. Ma è fondamentale, invece, l'abbiamo visto ancora una volta, sono fondamentali i tiri. Comunque possono cambiare la classifica, come sta accadendo, nel senso che San Facondino ha fatto una buonissima rimonta. Comunque questa è la prima volta che si arriva al terzo turno di spareggio nel tiro con l'arco. Con l'arco, sì. Anche Sergio Gentilucci non ha problemi con il freddo, a quanto vediamo. Primo tiro per San Martino. Ancora un rosso. È un rosso esterno. Secondo tiro per San Martino. È il sesto rosso consecutivo di San Martino, considerando anche le prove precedenti. E ancora rosso, forse giallo, rosso, forse giallo. Andiamo a vedere da vicino se ce la facciamo. No, è rosso pieno. Altri 14 punti. Settimo rosso consecutivo per Porta San Martino. San Martino, sempre 14. Non ci smuoviamo, siamo sempre 14. Enrico dice non ci smuoviamo, infatti sette volte che San Martino colpisce il rosso, sei negli spareggi e poi nell'ultimo tiro della prima sequenza. E ora tocca a Marco Pannacci nuovamente. Diamo consigli per giocare all'otto, no? Questo 14 sicuro lo siamo per giocare all'otto. C'è un 3 e un 4 per la terza e quarta posizione, ma almeno qualcosa di produttivo. Usciranno tanti soldini ai gualdesi. Vediamo se verrà sfatato questo 14 da Marco Pannacci. Quindi sono 5 punti. Eh sì, molto alto il tiro. Giallo. Giallo, se è giallo interno. San Benedetto è terzo, altrimenti è ancora spareggio. Vediamo ora da vicino cosa succede, perché
è esterno, è esterno, è esterno. Quindi sono altri 14 punti. Questo 14 veramente, io me lo segno, scusate, fate un po' voi. 14. C'è anche ilarità, è incredibile. Infatti. Cioè, sono cambiati i colori, ma il risultato non cambia. Una nuova formula matematica abbiamo inventato. 14, 3, 4 sulla ruota di Ancona, dato al tiro con l'arco. Mi suggeriscono qualche altro numero? No, per ora siamo a 3. Quarto turno di spareggio. Ancona perché vedono gli arcieri, perché ormai Ancona non sta diventando una cosa un po' assurda. Non c'è la ruota di Ancona, ma Roberto? Non so, non sono esperto di lotto. E allora dove li giochiamo? Allora, l'esperta. Mi dicono Genova e Torino, non lo so perché. Però. Marco e Milano e Milano. Gualdo Tadino. Sergio, non so se c'è Savona o qualche. No, giusto, Genova e Torino, no? Le iniziali di Gualdo, sì. Tadino. Ecco. Bene, ho trovato. Sì. Do anche i numeri all'otto. Se continuano gli spareggi, do i numeri come sto facendo da un po'. Vedo che stai impazzendo, quindi meglio che finiscano subito gli spareggi. Ci giochiamo a chiara Giombini. Io sono convinta che diverse persone si sono scritte questi numeri in questo momento. È una cosa produttiva. Rosso, rosso di nuovo. Tanto per cambiare. Ottavo tiro consecutivo sul rosso di Sergio Gentilucci, che ormai ha posizionato la calamita. San Martino, rosso. Diciamo che sarà per questo. È giallo. È giallo, finalmente si esce dal 14. Sono 16 punti. Ora vediamo cosa farà Marco Pannacci. Perché faccia a faccia l'importante è che non si farà un ulteriore turno di spareggio. Anche i numeri per l'Enalotto, ma dato che lo spareggio è finito non ve li dico, questi me li tengo per me. Ho fatto un po', certo, se uno dovesse giocare tutti i numeri di tutti i punteggi, una bella combinazione. Ancora un blu, 5 punti. 5 punti e San Benedetto è ultimo, in ogni caso, perché anche se prende il centro con 10 va a quota 15. È vero, sì. E quindi San Benedetto è all'ultimo posto se viene confermato il blu. Poi credo vorrei... che negli ultimi anni sia la prima volta che San Benedetto al tiro con l'arco è ultimo in classifica. Sì, ultimo in classifica San Benedetto. E quindi la nuova classifica, ovviamente essendo sia San Martino che San Benedetto tagliati fuori dalla vittoria, c'è stato anche un po' di rilassamento in questa fase finale, è andata via la tensione e ora la classifica vede in testa San Donato con 33 punti, al secondo posto San Facundino con 24, al terzo San Benedetto con 18, al quarto San Martino con 15. Come c'è di conforto la grafica, anzi con 15 è errato, sì. La grafica è errata perché San Martino ha 15 punti avendone totalizzati 6 in questa gara, quindi San Martino ha 15 punti e non 12. San Donato dunque 33 punti, San Facondino 24, San Benedetto 18, San Martino 15 punti. Ed ora la parola alla gara, dunque la parola al somaro, ai somari, tutti e quattro i somari condotti a pelo. Ecco ora la classifica aggiornata che ci dice che San Donato è a un passo dalla vittoria del Palio. Come detto, l'unica possibilità che rimane aperta è una vittoria di San Facondino in ultimo posto di San Donato per andare allo spareggio.
San Donato, a San Donato basterà arrivare terzo per vincere il palio. Ma questi sono calcoli che facciamo noi, poi sappiamo che quando i somari sono in gara non si fanno calcoli, si punta decisamente ed esclusivamente alla vittoria. Le altre lotteranno per la piazza d'onore. Tutte e tre sono in lizza. Il primo e il secondo. Vedremo ora questa corsa, ci sono dei momenti di attesa prima di dare il via e di chiamare naturalmente i somari. Sì, intanto che Roberto e Chiara fanno i calcoli e mi pare che intanto siano tutti sbagliati, si sta predisponendo il percorso per la gara a pelo, qui si danno i numeri, quindi è meglio aspettare le classifiche finali. San Donato intanto già un po' festeggia, ne ha ben d'onde perché ha la vittoria decisamente in pugno, non solo per il punteggio ma per quello che il somaro si è già fatto vedere, fatto una gara a carretto davvero strepitosa. Per carità, può succedere di tutto, soprattutto la gara a pelo è davvero un'incognita, si sono sempre verificate cadute, poi tra Fantini non è che ci vadano molto per il soltile, insomma c'era... Sono state anche delle scaramucce nelle prove. Mitiche sono rimaste quelle tra Cagnara negli anni 80 e Daniele Pedana. Grandi amici fuori dal percorso, ma durante rivali la all'ultimo sangue proprio nelle gare. Comunque i calcoli sono tutti giusti. Punteggio a questo, in effetti, come diceva Roberto, se San Facondino arrivasse primo e San Donato quarto... Ti vedo disperato. Allora, e chissà, come mai? Non continuiamo a dirlo perché sennò altrimenti sembra che portiamo male. Abbiamo dato soltanto delle ipotesi matematiche, quello che ancora la matematica lascia aperto. È quello che stanno chiedendo tutti i portaioli. Però San Donato ha la vittoria in pugno, può soltanto perderlo San Donato questo palio, ormai è fuori discussione. Vediamo comunque concentrato Giuseppe Baldinelli che potrebbe portare il palio a San Donato per la seconda volta nella propria carriera da priore. L'ultimo palio di San Donato nel 2000, sempre con Giuseppe Baldinelli. Adesso attendiamo l'arrivo in piazza dei quattro somari. Ora il percorso è stato già liberato per l'ingresso dei somari per la gara a pelo, la più avvincente. Comunque bisogna sottolineare la rimonta dei giocolieri di Porta San Facondino rispetto agli ultimi anni. Veramente i tiratori hanno dato il massimo, tutto quello che potevano. Se non altro è il merito di tenere aperto il discorso vittoria fino all'ultimo. San Facondino ha ottenuto un primo e un secondo posto nei tiri. E invece con il carretto il somaro, che una volta era il punto forte di San Facondino, e ancora una volta è andato peggio degli altri. Ed eccoli qua i somari che stanno per entrare nella piazza. Ecco Pirandello, portato da Roberto Cambiotti, che è entrato sta per entrare in piazza. Questo stiamo sbirciando nel settore dove sono custoditi gli animali in attesa di entrare in piazza.
stiamo attendendo i protagonisti: Grigia per Porta San Benedetto, Pirandello per Porta San Donato, Flea per Porta San Facondino, Pallone per Porta San Martino. Festeggiato Marco Brunetti, vincitore della gara del tiro con la fionda. Ricordiamo anche i protagonisti: Lauriga, il frenatore per Porta San Facondino, Lauriga, Domenico Frillici, frenatore, Leonardo Valentini, il somaro, ricordiamo, è Flea. Ecco Pirandello, a quanto pare è entrato in piazza, ecco qua Pirandello. Entra Pirandello con Roberto Cambiotti, che fa il suo ritorno come fantino di Porta San Donato. E Alessandro Cesaretti per San Donato, che è stato, sì, l'auriga della corsa a carretto. È il primo a entrare in piazza Pirandello. Anche perché l'ordine di entrata e di posizionamento rispetta la classifica. Ecco, ora per San Martino. Sì, per Pallone. San Martino Matteo Passeri. Matteo Passeri. San Benedetto. Ancora non abbiamo. Questo è San Facondino. Stiamo aspettando Aldo Rondelli. Eccolo qua, Aldo Rondelli con Grigia. Ed ora il solita battaglia per prendere la posizione migliore, per stare tutti pronti dietro la linea della partenza. Non è facile. Ricordiamo il fantino di San Facondino, Gabriele Garofoli è il fantino di San Facondino, dovrà mettercela veramente tutta. Partenza potrebbe essere data quando tutti e quattro i somari sono dietro la linea di partenza, non magari tutti schierati con il muso rivolto al percorso, quindi c'è grande concentrazione tra i fantini. L'unico che è fermo sul punto di partenza è Grigia, con Aldo Rondelli che pare indifferente al tutto. Ora sono già due somari posizionati, non è facile tenerli fermi. Vediamo che Pirandello è ancora, si sta allontanando, sta sbagliando strada, e Roberto Cambiotti ha il suo da fare per riportarlo sul punto di partenza, come abbiamo visto anche in precedenza. Ora Pirandello non ne vuol sapere di mettersi in posizione. Due somari sono già pronti sulla linea di partenza, anche San Martino sembra pronto. Pirandello è il più irrequieto, ma l'abbiamo visto anche nella gara a carretto, che proprio era poco tranquillo. E Roberto Cambiotti veramente ha un da fare non indifferente per riportare alla ragione il proprio somaro. Cerca di tranquillizzarlo in qualche modo. Pirandello è veramente un somaro molto molto simpatico, dobbiamo dirlo. Niente da fare, partenza falsa. Ancora attimi proprio della somaro di San
Pirandello vuole partire o da una parte o dall'altra della strada, vuole comunque correre, solo che quando lui è in posizione gli altri ovviamente da qualche minuto che stanno fermi si muovono. Sicuramente al di là dell'esito i giochi hanno trovato un gran bel personaggio, in questo caso il Somaro. Somaro un po' anarchico, la cosa è piuttosto divertente. Ora non sappiamo dove è andato, anzi, sta ancora lontano dalla linea di partenza. Vedete gli altri tre che sono più o meno tranquilli, invece il Somaro di San Donato, proprio nonostante i richiami, i rimbrotti di Roberto Gambiotti, questo poteva essere un momento buono per la partenza, ma c'è un altro Somaro che se n'è andato. Anche qui si va per le lunghe. Ora Flea viene posizionata. Sì, viene dato il via dal giudice e parte in testa San Facondino, seguito da San Martino, San Benedetto e San Donato. Sta prendendo il largo Flea. Attenzione che Flea è in testa, San Facondino al secondo posto, San Benedetto, quindi San Martino, e dietro c'è San Donato. Flea che va ad avanzare in attaccato da Porta San Benedetto con Grigia, mentre ora Spirandello sta cercando di rimontare San Martino. Flea è sempre in testa, San Benedetto sta per passare avanti ed è ora in testa. Attenzione alla caduta di San Benedetto. Aldo Rondelli è caduto, ma il Somaro continua la sua corsa inseguito dal Fantino. San Facondino incredibilmente è in testa alla gara e ora Aldo Rondelli sta cercando di risalire in groppa al proprio Somaro, mentre San Donato è terzo. San Facondino con Gabriele Garofoli è in testa alla classifica provvisoria di questa gara e sta prendendo un certo distacco dai suoi rivali, mentre in rimonta San Donato al secondo posto. È ancora cosiddetto scosso il Somaro di Porta San Benedetto. No, Aldo Rondelli non è riuscito a risalire su Grigia. Al quarto posto c'è San Martino e il Somaro scosso è in terza posizione di San Donato, ormai andrà da solo ad arrivare al traguardo. Attenzione, al primo posto c'è San Facondino, al secondo San Donato, al terzo San Benedetto. Si ferma Grigia e ovviamente non ha il Fantino con sé, terzo San Martino, e ora è San Donato che ha superato nell'ultimo tratto anche San Facondino e va a vincere, a trionfare. Anche San Martino sta per superare Flea di Porta San Facondino e vince San Donato e trionfa in questa gara conquistando il palio. Al secondo posto San Martino, al terzo San Facondino e al quarto San Benedetto. Vittoria quindi e palio a Porta San Donato. Veramente una bella vittoria questa per Porta San Donato, ma sottolineo veramente la rimonta e la verve dei portaioli di Porta San Facondino, ce l'hanno messa veramente tutta. È stata comunque una bellissima gara, molto curiosa anche questa dell'appello, già la partenza difficoltosa, poi il Somaro di San Benedetto che ha continuato da solo a gareggiare, veramente la testardaggine in questi casi si è vista tutta. Complimenti a tutti gli organizzatori, a tutti i portaioli, a tutte le porte, all'ente giochi, una bella manifestazione, questa è il 2002, il tempo ha fatto in modo che si rovinasse, non ci è riuscito, siamo andati avanti e onore ai vincitori, Porta San Donato. Si vince San Donato con 45 punti, al secondo posto San Facondino con 30, al terzo San Martino con 24, chiude San Benedetto con 21 punti. La Porta che aveva vinto lo scorso anno precipita all'ultimo posto, mentre grande risalita di San Facondino che ha tenuto in piedi la gara fino all'ultimo anche nella corsa a pelo. Per un tratto era arrivata allo spareggio perché fino alla curva delle scuole medie, delle ex scuole medie, era al primo posto San Facondino e all'ultimo San Donato, e quindi si stava verificando quello che molti ritenevano impossibile. Poi Pirandello ha dato sfoggio di grande potenza, ha rimontato tutti e all'ultimo San Facondino stremato è stato anche superato da San Martino. Aldo Rondelli con Grigia è caduto all'altezza delle ex scuole medie e non è più riuscito a risalire.
fino a un tratto è arrivato il sommario di San Benedetto, era nelle prime posizioni, poi chiaramente ha lasciato il via libera agli altri somari. Al primo posto quindi San Donato con 45 punti vince il Palio 2002. Una grande vittoria di Porta San Donato, che si è aggiudicato sia la gara con il carretto sia la gara con la fionda, questa a pelo, è arrivato secondo col tiro con l'arco. Una bellissima performance per Porta San Donato, ma anche San Facondino, l'abbiamo sottolineato, una grande rimonta, ce l'hanno messa veramente tutta, come aveva annunciato il priore nel suo bando. San Benedetto, c'è da sottolineare questa caduta al quarto posto, ma sicuramente con i dovuti aggiustamenti saranno di nuovo in gara per l'anno prossimo. San Martino è stato un po' l'imprevisto della gara, è stato molto altalenante, anche se il Zomaro, per esempio a pelo, è andato molto molto bene anche per San Martino. Vediamo, rivediamo il momento in cui è primo San Facondino e ultimo San Donato. Qui San Donato rimonta su San Martino e San Benedetto sta per superare San Facondino. Poi la caduta di Aldo Rondelli. Questo è il punto più critico nella corsa a pelo. Cerca di superare all'esterno Aldo Rondelli San Facondino e poi viene mandato a terra dal proprio somaro, che comunque continua la sua corsa. Vedete il fantino di San Benedetto che cerca di rincorrere il somaro e non vi riuscirà. Qui è Grigia che cerca di superare San Facondino con Flea. Potete vedere già da queste immagini che recupero ha fatto Pirandello. Un gran vantaggio quello che aveva Flea di San Facondino, ma già in questo tratto Pirandello ha rimontato alla grande con Roberto Cambiotti, sta già recuperando e poi il sorpasso nell'ultimo tratto. Non si è accontentato del secondo posto. San Donato ha voluto stravincere e ci è riuscito, dando un segno di grande potenza soprattutto con il proprio somaro Pirandello. Una gara divertente, una gara appassionata, molto sentita, ma sottolineerei veramente divertente. Peccato davvero che molte persone non sono potute stare lungo il percorso, anche se devo dire che poi vedi si è riempito, a differenza della prima gara mi sembra ci sia più gente lungo il percorso, sì c'è sicuramente più gente. La vittoria di San Donato, che con la gara a pelo conquista 45 punti, 30 per San Facondino, 24 per San Martino, 21 per San Benedetto. Questo sarà anche l'ordine d'ingresso delle porte dell'edizione 2003, quella del 25esimo. Soddisfatto, oltre a Giuseppe Baldinelli, anche il priore di Porta San Facondino, primo e secondo posto per i due priori. Chiedeva una risposta, orgoglio, il priore di San Facondino e i suoi giocolieri gli hanno dato una risposta sicuramente positiva dopo diversi anni in cui San Facondino non era precipitato in una crisi che sembrava irreversibile. Una risposta positiva, un secondo posto assoluto che sicuramente ridà morale alla Porta Giallo-Verde. Fra poco assisteremo all'assegnazione del palio a Porta San Donato, verrà assegnato al priore Giuseppe Baldinelli il palio di Luca Dall'Olio, che ormai è il palio di San Donato per questa edizione 2002. Poi naturalmente il momento bello, caratteristico, molto sentito del rogo della bassola sulla piazza,
dove si bruciano tutti, naturalmente metaforicamente, i nemici della città di Gualdo. Tutte le paure, tutti i timori in quel momento vengono esorcizzati da quel fuoco. Sì, noi stiamo per chiudere anche per questa edizione 2002, stiamo per chiudere questa lunghissima diretta, stiamo aspettando la segnazione del palio e la bastola che verrà bruciata nella pubblica piazza. Vediamo i festeggiamenti da parte dei portaioli, festeggiamenti al proprio priore, ma anche naturalmente ai giocolieri, che si sono ampiamente meritati questo palio 2002, veramente delle belle gare, bellissime gare per Porta San Donato. Doverosamente dei ringraziamenti, anche perché intanto vedete il priore di San Donato che ha tirato, credo, il suo cappello ai portaioli, che sono tutti radunati sotto di lui. Dicevamo dei ringraziamenti innanzitutto a tutti i cameraman che sono stati costretti soprattutto oggi a lavorare in condizioni proibitive. Direi di lasciare per un po' la parola alla piazza per l'assegnazione del palio, se la regia è d'accordo. Allora attenzione, do lettura della classifica. Attenzione, al suono delle chiarine poi avremo la classifica ufficiale di questa edizione dei Giochi delle Porte. Prego maestro. Attenzione, classifica ufficiale, punti 21 Porta Santo Benedetto, punti 24 Porta Santo Martino, punti 30 Santo Facondino, punti 45 San Donato. I giochi, i portaioli di Santo Donato! La parola al vostro priore. Grazie a tutti i portaioli che sono venuti qui. Volevo ringraziare in primo luogo i protagonisti che ci hanno consentito di vincere questo palio, che io definisco i nostri giocolieri eroici! Bravi ragazzi! Allora, oltre a questo io volevo ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno lavorato per questa vittoria, perché non è soltanto la vittoria dei ragazzi che hanno corso, hanno tirato su questa piazza. Questa è stata la vittoria di una porta intera che ha lavorato tantissimo nelle taverne, nelle sartorie, per mettere in piedi un qualcosa di veramente grande. Grazie a tutti, grazie! E comunque come d'incanto
si è riempita tutta la piazza di colori giallo-bianchi di Porta San Donato, vincitrice del Palio. Grazie, grazie non solo agli eroici giocolieri, ma anche a lui, il nostro eroe somaro, Pirandello! Attenzione, sta per essere consegnato il Palio 2002 dal confalloniere della città di Quarto, che dirà due parole prima di consegnare ufficialmente nelle mani del priore del San Donato. A lui la parola. Voglio rubarvi solo un minuto. Voglio rubarvi solo un minuto per ringraziare. Sette, il numero dei pali vinti da San Donato. Hanno lavorato per questa edizione dei Giochi delle Porte. Indistintamente tutti coloro che hanno lavorato, dall'ente ai giudici, che si sono prodigati affinché sia anche quest'anno riuscita una manifestazione a grandissimo livello. È con grande onore che consegno il palio al confalloniere che mi ha preceduto, a un amico, Peppe Valdinelli, nella Porta di San Donato. A questo punto la Porta di San Donato ha raggiunto, in quanto a numero di pali, la Porta di San Facondino nella storia dei Giochi delle Porte. Sette pali San Donato, sette San Facondino, sei San Martino e quattro la Porta di San Benedetto. E questi conti i portaioli se li fanno, e come avete sentito dal conteggio, contavano fino a sette perché è il numero dei pali vinti. I portaioli avevano una grande fiducia nel loro somaro Pirandello, e questa fiducia è stata ampiamente ripagata da questo animale, ma devo dire che bravi veramente anche i giocolieri, ancora una volta ce l'hanno messa tutta veramente. E ora pioggia o freddo non si sentono più. La piazza è piena, ha un solo grido, San Donato. A questo punto hanno avuto il palio, denominato la città incantata, il palio realizzato da Luca Dall'Olio, e stanno attendendo la bastola per bruciarla sul rogo, il fantoccio della bastola, nemica di Gualdo. Eccola pronta, stanno preparando il fantoccio della bastola e il fuoco, cominciamo a vedere la preparazione.
bagnata anche lei, credo. Anche la bastola un po' bagnata. Secondo me comunque riusciranno a dar fuoco alla bastola. Farei una scommessa. Eccola qua. Ma fumare fuma. Sì, infatti. Faranno in tutti i modi. E Pirandello è entrato veramente ormai nella storia dei giochi delle porte, questo somaro, che condizioni di selciato come quelli di oggi, cioè una strada bagnata, 1,55 con il carretto, veramente un punteggio eccezionale. Mi ha corretto una bambina, addirittura, sto dando i numeri, 1,54 addirittura. 1,54. Hai dato i numeri tutto oggi? Tutto oggi ho dato i numeri, ormai non ti ci racca pensi. 1,54, mi era rimasto impresso perché stampato nel forum dei giochi delle porte l'1,55 e loro era quello che puntavano, invece addirittura 1,54 con il selciato bagnato. Ricordiamo che il record di San Martino, Sonni, fece 1,53 in gara in altre condizioni comunque climatiche, però il record è di San Martino, ma veramente un 1,54 Pirandello al suo esordio. Beh, si può dire che è cominciata quest'anno quella che si profila essere una tra virgolette quasi dinastia per quanto riguarda i somari. C'è già stato in passato con San Facondino nelle prime edizioni che vinceva soltanto questa porta, poi non ricordo onestamente il nome, Mandolino, che vinse diversi pali, poi è stata l'era di Sonni, il somaro di San Martino, anche questo per diversi anni è riuscito a vincere e a far vincere la sua porta diversi pali, poi non ci sono stati dei somari che hanno proprio condizionato per una serie di anni consecutivi. Forse pallone, forse per un San po' Martino. Pallone, forse 5 anni è stato sì, sicuramente uno dei protagonisti. Anche se però non continuativamente, come è stata Sonni per San Martino e Mandolino per San Facondino, perché negli ultimi anni i pali sono un po' alternati con San Benedetto, San Donato, sì, la stessa San Martino, insomma c'è stata un'alternanza, quindi non come dire una serie di anni che consecutivamente hanno dominato uno o due somari. Si profila, per San Donato è un augurio, per le altre chiaramente è uno scongiuro, comunque certo quello che ha fatto vedere il somaro di San Donato quest'anno è qualcosa di tra virgolette strabiliante, addirittura un somaro che non si riesce a tenere fermo per farlo partire e si capisce anche perché una volta che è partito obiettivamente è difficile fermarlo e corre come il vento. Tra l'altro un somaro giovane se non sbaglio, perché 3 anni, mi si conferma dal nostro esperto, e 3 anni per un somaro maschio tra l'altro è un'età giovane a quello che sappiamo, quindi ricordiamo, si profila un po' un'era per San Donato. Ricordiamo anche un altro somaro importante per San Donato negli anni 80 che era Mora, è stata sì, Mora, anche un altro Mora, somaro importante nella storia dei giochi. Però insomma i due somari che si ricordano di più nella memoria diciamo della gente sono Mandolino di Facondino e Sonni per San Martino, forse anche perché molto legati ai loro alle loro aurighe, ai loro frenatori, sì, con il Feroce per Facondino, con il parente Daniele Pedana per San Martino, c'era questo binomio tra l'animale e i loro guidatori, frenatori. Ripetiamo, chissà che non sia la volta anche per San Donato di aprire un ciclo, mettiamola così. Chiaramente San Donato lo spera, le altre porte giustamente o magari sperano di trovare di meglio o fanno i debiti scongiuri. Quest'oggi indubbiamente Pirandello ha risposto alle attese, è andato fortissimo, ha veramente strabattuto tutti nella gara a carretto e nella gara a pelo ha effettuato una rimonta impressionante. E chiaramente le altre porte ora si dovranno attrezzare, Furie e il somaro di Porta San Facondino Flea è andato così e così a carretto, ma bisogna anche attendere per giudicare perché il percorso non era nelle condizioni ideali. A pelo è andata bene fino a 3/4 gara, poi è crollata nel finale. San Martino crediamo che sia l'ultimo anno che presenterà pallone,
probabilmente non doveva essere schierato neanche quest'anno. Le condizioni meteo crediamo che siano state determinanti per far ricadere la scelta su questo Somaro, che ha dato un grosso contributo a Porta San Martino. Probabilmente dal prossimo anno San Martino presenterà Mirtillo, di cui si dice un gran bene. Comunque per quest'anno l'eroe è sicuramente Pirandello, e San Donato ne ha ben donde nel festeggiare il suo palio e nell'aver trovato un gran somaro e anche degli ottimi tiratori, perché ricordiamo il primo posto nel tiro con la fionda con Marco Brunetti e il secondo nel tiro con l'arco con Enrico Bianconi. Quindi nel complesso San Donato è andato bene e sarebbe forse riduttivo elogiare esclusivamente la potenza del proprio somaro. I portaioli di San Benedetto, adesso che stiamo parlando anche di somari, sicuramente ricorderanno, anche se non ha fatto un ciclo, ma sicuramente ricorderanno Marco, perché è il somaro che l'ha portati per la prima volta alla vittoria nel 1994, da tanti tanti anni attesissima vittoria. Dunque noi stiamo per concludere questa lunghissima diretta cominciata venerdì pomeriggio intorno alle 17. Dobbiamo per quanto ci riguarda innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per questa messa in onda e per questa diretta, e quindi cominciando dal nostro regista Sandro Cusarelli e tutta la event organizzazione che ha permesso, per quanto riguarda le riprese video, la produzione delle immagini. Un grande grazie ai ragazzi della Video Motive per la grande professionalità che hanno saputo offrire in questa occasione. Video Motive di Fabriano, che ci ha offerto non soltanto materiali ma anche tecnici e cameraman, e ai cameraman proprio va un particolare ringraziamento quest'oggi, perché hanno lavorato in condizioni davvero impossibili, con freddo, vento, pioggia, e questo va sottolineato. Un ringraziamento a Gualdo di V23 per la messa in onda nonostante i grandi problemi per i ponti di trasferimento, responsabilità che non vanno addebitate né a Gualdo di V23 né a nessuno dell'organizzazione della diretta. Purtroppo non è stata davvero colpa di nessuno, nemmeno dell'ente che ha sovrinteso a tutta questa organizzazione. E ancora un grazie a Fleanet per la gestione tecnologica anche degli spot pubblicitari e della messa in onda per quanto riguarda internet nel sito da loro gestito, e cioè www.giochideleporte.it. Un grande ringraziamento al Comune di Gualdo d'Adino perché ci ha messo a disposizione i suoi locali per l'installazione della regia, perché la regia era in un altro posto rispetto a dove invece la nostra postazione, quella dei commentatori e lo studio televisivo, che invece è ubicato nel Palazzo del Podestà, e noi presso la Torre Civica, che è adiacente al Palazzo del Podestà, anzi è proprio attaccato. E questo perché quest'anno abbiamo voluto mettere insieme un evento di portata culturale così grande come quello del Museo dell'Emigrazione, e quindi ringraziamo i nostri ospiti che sono stati con noi proprio per parlare del Museo dell'Emigrazione. In questo però lascio la parola a Gianni, che proprio su questo importantissimo argomento deve ancora dire qualcosa in chiusura. No, l'unica cosa che voglio aggiungere appunto è che abbiamo parlato di questo binomio culturale fra Museo dell'Emigrazione e Giochi delle Porte. Tra l'altro il professor Nardelli ci ha anche ieri indicato un punto di contatto fra queste due cose sul concetto della memoria. Volevo solo dire che il Museo dell'Emigrazione è in allestimento. Perché il Museo dell'Emigrazione? Per ricordare la memoria, per costruire una memoria fruibile da parte di un pubblico in una sede in cui si studierà questo problema e che sarà continuamente in divenire, sempre come appunto centro studi che avrà sempre qualche cosa di nuovo da dire su questo problema. Perché a Gualdo d'Adino? Perché Gualdo d'Adino è stata per lunghi anni, per lunghi decenni, protagonista dell'emigrazione in prima persona, per cui ha ritenuto bene di dedicare un'istituzione culturale di questa portata a questo problema. Per chi volesse informazioni, anche soprattutto per chi volesse dare il suo contributo in oggetti di cui abbiamo parlato diffusamente ieri, quindi fotografie, passaporti, valigie e quant'altro, strumenti di lavoro, può rivolgersi o al centro di categorizzazione e raccolta del Museo dell'Emigrazione oppure direttamente all'ufficio cultura del Comune di Gualdo d'Adino. Ringrazio ancora una volta tutti gli ospiti che ci sono stati ieri pomeriggio, e in primis anche la dottoressa Katia Monacelli, che è la responsabile del centro di catalogazione e raccolta del Museo dell'Emigrazione. Grazie.
Ricordiamo anche che è attivo un sito internet riguardo proprio questo, che è www.emigrazione.it, quindi fruibile a tutti coloro che hanno dimestichezza con internet. Ritorniamo ai giochi, alla festa di Porta San Donato che ha vinto il Palio 2002. Queste sono le ceneri della bastula, fortunatamente soltanto di cartone, di carta pesta e non vera. Ceneri che da rituale sono state poi prese dai portaioli e con cui i portaioli stessi si sono dipinti il volto. Si conclude come sempre con la grande festa della porta vincitrice, ma anche con la soddisfazione di tutta l'organizzazione dell'ente giochi delle porte per essere riusciti ad offrire uno spettacolo ottimo anche in condizioni meteo davvero proibitive per il secondo anno consecutivo, dobbiamo dire. Speriamo che non valga il motto 2 senza 3 e che l'anno prossimo finalmente si possa avere un'edizione con tanto di sole. Bene, possiamo quindi passare ai saluti, perché per quanto riguarda la nostra diretta noi concludiamo qui, ricordando che però le taverne sono aperte, si festeggerà questa notte fino a tarda notte, quindi insomma si continua a festeggiare in piazza, però noi per quanto riguarda la nostra diretta possiamo anche salutarci, cominciando da Roberto Casaglia. Sì, una buona serata a tutti e un buon proseguimento con i programmi Riguardo TV23 e buon proseguimento con i giochi delle porte. Sì, mi hanno tirato un microfono perché, dato che sono dei cavalieri, adesso me l'hanno proprio tirato, va bene, ringraziando l'event organizzazione che mi ha invitato per il commento e la telecronaca di questi 3 giorni dei giochi delle porte. Saluto tutti coloro che per scelta o per altri motivi ci hanno seguito in televisione, ringrazio l'ente giochi delle porte e all'anno prossimo, buon divertimento. Grazie a tutti voi anche da parte mia, di Mario Fioriti. L'appuntamento va al 2003 per Giochi delle Porte. Buon divertimento e grazie per averci seguito. Non posso far altro che augurare una buona serata a tutti coloro che stanno in piazza e a coloro anche che hanno seguito la festa in televisione. Buona serata a tutti. Vieni a vedere la creatività che fa moda ad ogni età. I negozi Benetton e 012 ti aspettano al centro commerciale Flaminia di Gualdo Tadino. Benetton e 012, per vestirti e per stupirti.
Quanta voglia di giocare ci ha truffato.